Prima di iniziare chiamerei un attimo il sindaco sul fatto, perché iniziamo con i saluti del padrone di casa, a cui va il mio personale ringraziamento, quello di tutto il consiglio direttivo e di diciamo tutti per ospitarci in questa bella sede per parlare di cose abbastanza concrete. Quindi sindaco, prego, grazie innanzitutto per l'assistenza. Grazie a voi, vi do il benvenuto come amministrazione comunale, è un piacere di ospitare questo evento, molto partecipato in quanto vedo. Ringrazio il Presidente per aver scelto Altavilla, il Vicepresidente Tiziana che è molto vicino al nostro paese. E dico subito che noi come amministrazione comunale abbiamo sempre avuto una certa sensibilità con i problemi che riguardano l'aspetto dei cittadini che si rivolgono alla pubblica amministrazione, cercano di risolvere problemi di ordine urbanistico, ma problemi in generale. Nella fattispecie che questa sera è oggetto di attenzione da parte vostra, io penso che è un bel risultato quello di introdurre nel quadro normativo nazionale e regionale elementi di semplificazione per quanto riguarda le procedure che riguardano poi le attività che i cittadini gestiscono e anche gli enti rispetto alle esigenze di carattere urbanistico. Però penso che, almeno quando riguarda il caso di Altavilla, le amministrazioni comunali hanno sempre l'esigenza di mantenere un equilibrio tra il possibile e l'opportuno, per cercare di realizzare le cose che vanno incontro alle esigenze dei cittadini, delle esigenze legate all'invivibilità, al miglioramento dell'aspetto urbanistico, ma anche la realizzazione delle opere deve avvenire nel rispetto del patrimonio esistente. E l'amministrazione comunale in questo, devo dire per la mia esperienza, non sono un tecnico, sono un po' suppliente perché più volte mi sono rivolto alla vostra categoria professionale per dirimere questioni che riguardavano immobili di mia proprietà. Devo dire, spesso mi sono visto dire no e spesso mi sono dovuto misurare con le lungaggini purtroppo della burocrazia. Come comune addirittura devo portare l'esempio recente di una vicenda che riguarda l'ottenimento di un parere da parte della sovrintendenza. Sono passati più di 180 giorni su un immobile vincolato e noi siamo bloccati rispetto alla possibilità di realizzare sul territorio un importante servizio che una banca ha chiesto di investire su questo paese, quindi di aprire una filiale. Noi abbiamo offerto un immobile, questo immobile purtroppo ricade in un vincolo e purtroppo non abbiamo possibilità di interloquire con questo organismo per cercare di ottenere una rapida risposta. Quindi questi sono purtroppo temi importanti e mi auguro che la vostra categoria possa fare anche in qualche modo una certa azione affinché le procedure possano, gli enti possono essere concorsati per cercare di dare risposte rapide e per non far perdere le opportunità che i comuni hanno. Oggi si stanno liberando una serie di risorse, anche il PNR, faccio l'esempio di un'altra opera pubblica che noi stiamo per realizzare ed è la rete idrica. Sono circa 2 milioni di investimenti per il rifacimento della rete idrica che si estende in ambiti urbani dove ci sono dei vincoli sempre della sovrintendenza e anche lì se non arriva il parere non possiamo partire con i lavori. Quindi voglio dire, alle volte mi fa piacere che la Regione si è posto il problema e ha cercato di venire incontro ai cittadini, però ci vorrebbe una regia generale perché tutti gli enti possono
agire allo stesso modo e ciascuno possa avere un po' la responsabilità di quello che fa, perché altrimenti succede che il burocrate di turno si siede dietro la scrivania, non si preoccupa di essere disponibile nei confronti del soggetto dell'interlocutore, perché tanto la responsabilità non c'è, quindi i tempi si possono dilazionare secondo le proprie esigenze. Quindi vi ringrazio per aver scelto questo tema, per aver scelto Altavilla e vi auguro buon lavoro. Grazie di nuovo Sindaco, che ci ha dato anche un contributo rispetto a quello che trattiamo questa sera. Io innanzitutto devo ringraziare i relatori, questo è il secondo, grazie per aver accettato il video, il professor Ferro, l'architetto Castillo, che devo dire, mi posso permettere di dire che è amico del Genova. Abbiamo fatto insieme già altri convegni in altri anni prima della pandemia, riguardavano il piano casa, riguardavano il valore delle aree fabbricate, che sono un problema anche per le amministrazioni oltre che per i cittadini. E quindi abbiamo fatto una serie, e qui continuiamo questa collaborazione che è importante. Ringrazio i presidenti degli altri ordini che sono qui presenti, c'è cioè il presidente degli architetti Mimmo Vedente, grazie della presenza. Presidente, saluto del presidente, ma dottore De Loiano, che insomma è anche fa la doppia parte, perché è stato fino a qualche tempo anche responsabile della parte. Saluto gli amministratori presenti, vedo l'assessore del comune di Avellino, nonché il nostro collega Antonio Genovese, saluto il vice sindaco, visto prima il vice sindaco di Corta Minarda, che è anche lui collega, segno che la categoria si fa valere anche dal punto di vista politico, e questo ci fa naturalmente piacere. Bene, oggi cerchiamo di iniziare una discussione, ne abbiamo parlato spesso anche con Mimmo a telefono, per tante motivazioni, subito dopo l'uscita di questa legge 13. Che noi in qualche modo avevamo anche auspicato. E perché? Perché ogni anno, prima agli inizi di dicembre, io, ma come tutti i colleghi presidenti, e qui saluto il presidente Caserta, il mio collega Nino Della Valle, insieme a parte del Consiglio qui presente, venivamo tempestati, come è giusto che sia, da parte dei colleghi, delle domande, dice il Presidente, si sa qualcosa sul rinnovo del piano casa, sulla proroga del piano casa? E la Regione in qualche modo aveva dato segno che voleva ricevere il piano casa in una legge più generale. Diciamo che in parte è successo, ci aspettavamo di più. Quindi noi ce lo siamo detti, poi entreremo anche nel merito e con voi faremo un dibattito dopo gli incontri, dopo che ascolteremo i relatori. Cercheremo di fare un dibattito tra di noi con tutti i colleghi che vogliono restare, appunto per cercare di dare delle risposte e delle soluzioni, se ci riusciamo. Perché se da un lato questa norma ci dà la possibilità di semplificare, parlo della parte riguardante quello che si può fare con la scia piuttosto che il permesso di costruire, piuttosto che la scia alternativa al permesso di costruire, ha dato delle possibilità maggiori sicuramente. Poi c'è chi dice, questo poi è una domanda che faremo agli illustri relatori, questa legge pare che sia stata in qualche modo in alcune parti l'avvocato dello Stato ha messo qualche veto e ancora c'è qualche problema, verifichiamo. Bene, e anche sulla rigenerazione urbana, questa dà delle iniziative, dà degli strumenti anche agli amministratori, devo dire, per cercare di risolvere e di andare avanti con gli strumenti urbanistici. Ma rispetto a quello che poi i colleghi più volte ci hanno sottolineato, dice, ma nella legge è scritto che nelle zone di Vestale A è possibile fare una certa cosa, anche il cambio di destinazione d'uso. E nelle zone urbanizzate,
Bene, adesso la domanda è: che cosa si intende di bisogno di umanizzare? Perché noi più volte con Nino abbiamo detto, abbiamo commentato, potrebbe essere che il cambio di destinazione d'uso nella semplicità della zona agricola, dove già è stato costruito, nell'ottica di andare verso il meno consumo del suolo, ci dà la possibilità di convertire quelle volumetrie in qualche modo già assentite per portarle a residenza o ad aumento. Adesso i comuni sono praticamente fermi da questo punto di vista, almeno per quello che sono le mie conoscenze, siamo fermi perché non si sa se si può applicare una sorta di intesa che anche lì ci sono una serie di infrastrutture, manca qualcosa altro delle infrastrutture, quindi la consideriamo come? La consideriamo non infrastrutturata o infrastrutturata? Ci sono una serie di cose importanti e noi qui non vogliamo assolutamente fare polemiche, anzi, noi vogliamo dare dei contributi laddove ci riusciamo e cercare di dare dei contributi e delle risposte e dei miglioramenti se si possono fare e se è lecito fare. Questo è il nostro scopo, non c'è null'altro di questo e quindi di dare una mano anche alle amministrazioni. Perché, ripeto, per quelle che sono le nostre conoscenze, in qualche modo si sono praticamente bloccate perché non si riesce a capire se è applicabile, non è applicabile, in che modo è applicabile e tutto questo. Quindi è il caso che questa categoria si è fatta una domanda e inizia a fare delle discussioni per dare le risposte. Questa è la verità. Quindi iniziamo questo. Perché io poi in mente ho questo, pensando sempre alla collaborazione dei relatori presenti, di ripetere una manifestazione come questa o simile, laddove iniziamo poi a dare, come dire, delle soluzioni rispetto alle cose che ci diciamo questa sera. Questo è il nostro intento. Continueremo e continueremo a farlo girando questa meravigliosa provincia. Che caro Pino, questa provincia offre delle cose molto molto belle, quindi noi in questo senso vogliamo continuare a farlo, immagino anche insieme agli altri ordini, per carità, girare questa provincia e continuare con temi sempre importanti e stando vicino alle istituzioni e ai cittadini, perché secondo noi questo è il ruolo che ci siamo ritagliati e questo che la Costituzione in qualche modo ci dà. E allora continueremo da questo punto di vista, cercando di fare appunto massa critica laddove e collaborando con le istituzioni affinché le stesse a livello regionale in questo caso si possa migliorare sempre e cercare di semplificare, perché lì nella norma c'è scritto semplificazione, io inizio a avere terrore quando sento questo termine. Perché a volte, terrore in che senso? Perché vorrei semplificare, io sarei al massimo della semplificazione, abbiamo parlato tante volte, però poi questa semplificazione si traduce in qualche altra chiusura dall'altra. E allora noi dobbiamo iniziare a capire che cosa significa semplificare per noi. Noi siamo sicuri e certi che vogliamo prenderci tutte le responsabilità, come già le prendiamo. Però vorremmo tempi e modi certi, perché onestamente, come diceva il sindaco, aspettare giorni, mesi e non vorrei dire qualche volta anche anni rispetto al risposto. Se la pratica parte per l'autorità di bacino, pare che abbia su un viaggio verso l'America del Nord e non si riesce a capire neanche quale e poi dobbiamo, perché alla fine sono raggruppati. Si sono raggruppati, però questa stessa raggruppamento alla fine, no, però sì, si sono raggruppati, però quella dipende da Bari, quella dipende da là e quella dipende da. E allora noi vogliamo una semplificazione che sia vera, concreta e seria. E siamo qui cercando di iniziare a dare con le risposte. Grazie e poi vi rimando al dibattito successivo. Ovviamente siete liberi di fare tutte le domande che volete. Grazie a tutti.
Allora, grazie. Visto che a me sta un po' il compito della relazione introduttiva, vi posso anche prendere qualche lusso per ragionare su dei principi. Cioè, come mai siamo arrivati al tema della rottamazione dell'edilizia? Come mai siamo arrivati a questo tema del piano casa del governo Berlusconi? Da dove nasce tutto sommato questo processo, no? Che poi, voglio dire, oggi si traduce in una legge che aveva, come diceva prima di me il presidente dell'Ordine dei Giovani, praticamente si pone l'obiettivo di una semplificazione, ma di fatto, diciamo, istituzionalizza il piano casa. Realmente dà ai comuni un ampio margine di operazioni, quindi questo va riconosciuto. A mio avviso i due punti di debolezza della legge sono: il primo, che ha una ricaduta su una regione Campania che ha paesaggi e realtà urbanistiche completamente diverse, e il secondo aspetto è il fatto che punta a voler rinnovare dal punto di vista della qualità dell'architettura, della qualità dell'edilizia, che poi invece si traduce inevitabilmente in indici di cubature incrementali. Allora, a mio avviso, questi sono i due aspetti che rendono vulnerabile la legge, perché la regione Campania ha delle realtà completamente diverse, lo sappiamo benissimo, tra la fascia costiera e le zone interne, e in secondo luogo il problema dell'incentivo in termini di cubature e superfici nasce proprio dalla teorizzazione della rottamazione dell'edilizia, che è una teorizzazione che abbiamo sperimentato nelle università all'indomani del terremoto dell'80, quando ci trovavamo di fronte a quella che Aldo Maurizio Rossi chiamava la spazzatura edilizia, cioè quella costruita dal dopoguerra fino alla prima legge antisismica del 1970. In quel momento che iniziamo a ragionare sul tema della rottamazione dell'edilizia post-bellica, tema che viene immediatamente raccolto dal governo Berlusconi, che si trova anche a dover far fronte al terremoto dell'Aquila, e quindi con la nascita per esempio dei principi delle new towns. E abbiamo visto anche in quel caso come è stato un disastro l'applicazione del tema delle new towns. Perché? Perché ovviamente noi abbiamo nel nostro DNA invece l'esigenza del recupero prudente delle nostre realtà storiche. Quindi c'è uno scontro, come dire, non so se mi sono riuscita a spiegare, tra una legge che da un lato cerca di semplificare, ma dall'altro un territorio complesso come quello della regione Campania di fatto non riesce ad omologare l'intervento, a spalmare, cioè, lo stesso principio legislativo su realtà completamente diverse. La nostra generazione di architetti si è formata sui principi delle sette invarianti di Zevi. In realtà però Zevi non viene raccolto come teorizzatore delle università, perché vince invece tutta la scuola razionale funzionalista, perché fondamentalmente è un linguaggio, quello dell'architettura razionale funzionalista, che si automaticamente presta all'industria dell'edilizia semplificata, quella che poi ha, come dire, risvolto nella costruzione della gran parte delle nostre città nel dopoguerra. Però è un ragionamento in cui Zevi praticamente dice alle nostre generazioni, cari architetti, guardate che per cogliere il significato dell'architettura moderna, dell'urbanistica moderna, voi dovete ragionare secondo questi principi. Non la faccio breve, ma fondamentalmente è tutto l'apparato teorico che guarda
dell'attualità, senza però disconoscere il valore della storia. Andiamo avanti. Ovviamente il nostro periodo storico è legato a un fenomeno spaventoso, cioè quello di un'impennata significativa della sovrappopolazione mondiale e della sovraurbanizzazione. Siamo a 8 miliardi di individui. Negli anni 70, alla luce della prima crisi, grande crisi energetica, Lester Brown stabilisce che una popolazione mondiale in equilibrio con la vita sul pianeta è una popolazione che si aggira intorno a 1 miliardo, anzi meno di 1 miliardo di esseri umani. Noi siamo 8 miliardi, quindi diventa un imperativo categorico quello di far conto con il tessuto ambientale. Dobbiamo tener conto delle risorse naturali non rinnovabili. Una di queste è il suolo, ma noi architetti, ingegneri, geometri, in realtà noi siamo i veri mangiatori di suolo, noi mangiamo il suolo, noi lo distruggiamo, perché noi praticamente un pezzo di suolo di 10 cm per 10 cm per 3 metri di altezza, perché praticamente parliamo del suolo superficiale, ha bisogno di 2000 anni per costituirsi, 2000 anni. Noi con le ruspe lo possiamo cancellare in un attimo di secondo. Quindi noi dobbiamo cambiare i nostri paradigmi di ragionamento, dobbiamo cambiare il nostro paradigma proprio di modo di approcciare al compatto edilizia. Non si vede tanto bene, ma negli anni 80, dopo il terremoto, la facoltà di architettura celebra il cinquantenario della nascita della facoltà di architettura, si chiamano architetti da tutto il mondo per poter trovare dei progetti che possano trasformare la città di Napoli. Quindi c'è sempre stata questa tensione Napoli-centrica. Anche questa legge 13 è una legge pensata su Napoli e sull'area metropolitana di Napoli, perché di fatto oggi in quest'area vive il 50% della popolazione della regione, su un territorio che corrisponde appena al 9%. Chiaro? Quindi quando noi parliamo di rigenerazione urbana, ovviamente se interveniamo alla ex manifattura Tabacchi nel cuore dell'ex area industriale di Napoli e facciamo un progetto di rigenerazione come per l'ambito 13, dove si progettano 500 appartamenti e 2 supermercati, demoliamo, e quindi quel delta tra la demolizione e la ricostruzione viene ampiamente ripagato nella realizzazione dei 500 appartamenti di quei supermercati, perché si vende. Noi realizziamo sempre a 1.200 euro al metro quadro, li vendiamo a 3.000, giusto? Ma nell'area industriale dismessa di Teano, anche se si affaccia sull'autostrada, ma badate, non c'è il casello autostradale, ci sono i due autogrill, Teano Est e Teano Ovest, non c'è uno svincolo costerebbe 5 milioni di euro. Non si fa lo svincolo, l'area industriale dismessa di Teano, nessuno immagina di farci la rigenerazione urbana, perché la demolizione e la ricostruzione di quel delta economico non glielo ripaga nessuno, perché costruiremo sempre a 1.200 euro al metro quadro, non lo rivenderemo a 800 euro al metro quadro. Quindi tutto questo impalcato normativo in realtà è soltanto finalizzato alla densificazione della città di Napoli e dell'area metropolitana. Perché guardate, sta avvenendo anche un altro fattore. Le grandi imprese di costruzione di Milano hanno esaurito la capacità edificatoria prevista dal piano di Milano. Ha bisogno di cubature di atterraggio. Napoli, tutto sommato, con l'aeroporto in città e con l'alta velocità, oggi abbiamo pure chi si prende il lavoro a Milano, si fa il pendolare, fa il pendolare Napoli-Milano. E quindi l'intervento
azioni di Napoli e dell'area metropolitana di Napoli è una cosa che va al galoppo. Se facciamo i calcoli sulle cubature previste da tutti gli altri urbanistici attuativi che sono oggi al tavolo di città metropolitana, noi abbiamo praticamente che si potrebbe tranquillamente desertificare tutta l'Irpinia, perché c'è una capacità edificatoria per un fabbisogno sancito, scritto, di 170.000 nuovi alloggi. 170.000 nuovi alloggi esprimono una potenza insediativa pari a tutta quanta l'Irpinia. Allora ci dobbiamo capire, ma dobbiamo anche farlo, come dire, apertamente e onestamente. Decidiamo, dobbiamo desertificare tutta la regione Campania e dobbiamo fare di Napoli, che è già la terza metropoli per me, che sono un magma urbano diventato praticamente l'unico centro urbano di tutta la regione Campania. Allora perdiamo il tempo quando ragioniamo sul PNRR per i borghi, per la questione della riqualificazione ambientale, per la questione che nonostante il Covid si continua a parlare di densificazione urbana, perché guardate, il consumo di suolo diventa l'alibi, perché è scritto all'articolo 3 della legge che noi facciamo la densificazione urbana per risparmiare il suolo. Ma qua non si, cioè, abbiamo i capelli bianchi, non ci mettiamo manco più, perché ci siamo come scocciati di sentire queste cose che vanno avanti dagli anni 80, perché sappiamo che questo progetto del raddoppio, per esempio, dell'area est di orientale di Napoli è un progetto che viene dal ministro Scotti, 1987, quando c'è il raddoppio della città di Napoli sulle aree industriali che si messe. Continuiamo a pigliarci in giro. Io rispetto la visione di Bruno Discepolo, perché Bruno Discepolo, l'assessore alla regione, lui è convinto, fermamente convinto, che Napoli deve competere come metropoli, con le città come Parigi, come Londra. È una sua visione che ha un senso, cioè per lui praticamente, ma così come per una fascia degli intellettuali, degli architetti, degli urbanisti che seguono questa linea, cioè quella che la regione Campania si identifica con Napoli, la città metropolitana, e che questa debba competere con le grandi metropoli europee. Ma questo ovviamente rappresenta inevitabilmente la desertificazione delle altre province. Questo progetto risale al 1999 dell'angolo, purtroppo non si vede tanto bene. Beh, erano i temi di pianificazione che noi facevamo con la ricerca universitaria nell'università, dove invece partivamo dal risanamento dell'ambiente, cioè per noi la pianificazione doveva essere assolutamente un passaggio preceduto dalla valutazione delle caratteristiche del territorio, caratteristiche cioè intese come la natura del luogo, la struttura geomorfologica, la struttura idrogeologica. Non possiamo omologare, come dire, nelle norme urbanistiche una varietà di territori, soprattutto in una regione come la Campania, dove c'è una successione di pianure, quasi per esempio il Garigliano, il Volturno, i Reginani, poi ci sono gli apparati vulcanici costieri, c'è tutta la dorsale appenninica, cioè sono tutte realtà paesaggisticamente, dal punto di vista naturale, completamente diverse. Questa legge tende ad omologare ulteriormente i fattori che invece devono indicare
siamo d'accordo sul consumismo zero. Siamo d'accordo, ma non siamo d'accordo quindi sulla densificazione urbana. Cioè, non, una cosa non significa l'altra. Dire consumare, no, per non consumare il suolo, facciamo densificazione urbana. A mio avviso è un palliativo, è un mascheramento. Diciamo un'altra cosa più onesta. Noi per demolire e per ricostruire dobbiamo superare quel delta economico, che ovviamente non avremmo speso se edifichiamo da un suolo vergine. Quindi c'è un problema di delta. Ma questo delta non lo possiamo monetizzare in termini di superfici cubature, di premianza, soprattutto nelle aree ad alta densità, come sono le aree di Napoli e dell'area metropolitana. Quindi questa legge, che ovviamente è calibrata prevalentemente su Napoli e l'area metropolitana, di fatto amplifica il problema. Un altro, costruire sul costruito, che vuol dire? Se noi abbiamo la cosiddetta spazzatura edilizia, cioè quella che non è più adeguata dal punto di vista sismico, non è più adeguata dal punto di vista energetico, beh, allora noi dobbiamo entrare nell'ottica che per non consumare il suolo dobbiamo costruire sul costruito. È un altro paradigma che adesso ci decidiamo, un mantra, addirittura bioclimatica. Perché? Perché dobbiamo assolutamente fare in modo che l'architettura non sia energivora, non consumi energia ma la produca, debba produrre, l'architettura stessa debba essere la macchina che produce energia, non la deve consumare, la deve produrre. Cooperazione e considerazione, questo è il punto secondo me sul quale invece dobbiamo lavorare a livello regionale, che invece non si affronta, non si vuole affrontare, nonostante dal 1974 in Regione Campania c'è la legge sull'accorpamento dei comuni. È inutile che continuiamo a girarci intorno. Se noi siamo circa 5,8 milioni di abitanti, 6 milioni, noi più di 120 città non le dobbiamo avere, più di 120 sindaci non ci devono essere, più di 1.200 assessori non ci devono stare, più di 3.600 consiglieri comunali non ci devono stare in Regione Campania su 5 milioni di abitanti, mentre abbiamo bisogno degli uffici, di dirigenti, di tecnici, di funzionari. Noi abbiamo i nostri uffici che sono quasi desertificati. Adesso c'è con il PNRR la crisi che ci arrivano, come dire, una serie di piani, di progetti che non avremo capacità di portare avanti, e si rischia di non avere una capacità di spesa delle risorse del PNRR. Quindi voglio dire, andiamo verso l'autonomia regionale differenziata, andiamo verso la revisione dei programmi del PNRR, e noi la risposta che sappiamo dare, ci non vi preoccupate, facciamo finta di semplificare la questione, non vi preoccupate, a Napoli riusciremo a fare 170.000, a Napoli l'area metropolitana riusciremo a fare 170.000 voli ad oggi, questo è il problema. E noi diciamo che questo si deve fare in un'ottica di qualità dell'architettura, quando poi si traduce in una questione solo di percentuali di cubatura. Ma spiegatemi allora, perché abbiamo costruito spazzatura edilizia dopo la guerra? E perché non dovremmo farlo adesso? Solo perché abbiamo un premio del 50% di cubatura in più? Mi sembra una cosa. Velocemente così, conosce, partivano dai termini di sanamento ambientale, perché una cosa in fondo la legge 16 aveva introdotto, cioè la separazione
della formazione dei piani urbanistici comunali dai rapporti ambientali preliminari e dalle valutazioni ambientali strategiche, sostanzialmente per valutare quale impatto si potesse raggiungere con la trasformazione dei territori in un caso si realizzassero le opere previste dal PUC. Quindi c'era una nel 2004, quando fu varata la legge 16, praticamente c'è questa separazione, c'è questo tentativo, che però non è stato molto appieno, e modestamente io, però in realtà quella sarebbe stata la strada, cioè partiamo dalle caratteristiche di insieme dei territori, valutiamo una cosa, la sostenibilità ambientale all'impatto antropico. È quello che invece non è mai stato introdotto nel nostro piano. Andiamo a cercare questo tema qua. Cioè, attualmente il nostro sistema di idee proprio della pianificazione in Campania è quella praticamente di avere a Napoli tutta la concentrazione delle attività a scala regionale. Cioè, noi abbiamo uno schema monocentrico e monodirezionale Napoli-Caserta. C'è una ragione, che si trova sul corridoio sud-nord transeuropeo. Napoli poi è cerniera dell'ontano territorio, quello che da Napoli, attraverso Benevento, Avellino, Benevento, si dirige ai Balcani. Quindi un corridoio ovest-est. Adesso, nel sistema invece, quella di prima, invece, già conosciuta dai romani, c'era la direttrice sud-nord, la Salerno, Benevento, che era un passante che consentiva proprio di bypassare Napoli, quindi la cerniera di Napoli. Adesso anche Salerno c'ha problemi di intasamento di traffico, soprattutto sull'asse autostradale. Dovrebbe spostare su Baronissa un certo carico del trasporto del traffico. Bene, non vogliono l'altra velocità a Baronissi perché pensano che Salerno prenderebbe. Grazie. Perderebbe la sua centralità, ma non è vero. E insomma, come per Napoli, la stazione dell'alta velocità di Frattura, no? Abbiamo sempre considerato che la stazione di alta velocità fosse un depotenziamento di Napoli. Avete assistito al depotenziamento di Napoli? Assolutamente no. Così come il passante dell'alta velocità a Baronissi rappresenterebbe un baricentro tra Salerno e Avellino. Quindi una cosa di una razionalità assoluta, bene contrastata dai salernitani. Allora, ridurre il numero dei comuni da 550, prima erano 550, che sono ridurre il comune a 120 significa anche dirimere queste questioni, queste lacune. E sono anche queste che non ci fanno sviluppare il nostro territorio, sono anche queste che ci generano una arretratezza politica e amministrativa. Noi dobbiamo prendere atto di questa cosa, così come dell'autonomia differenziata, perché noi all'autonomia differenziata ci arriviamo, è inutile che ci facciamo illusioni. Purtroppo il governo che marcia a 300 all'ora verso l'autonomia differenziata. Quindi o noi ci svegliamo da questo sogno, o altrimenti ci troveremo con tutti i nostri 550 cantanini e quello che chiederemo di mandare. Un altro problema veloce è una piccola. Guardate queste sono le sostenibilità ambientali all'impatto antropico della provincia, dei comprensori della provincia di Napoli. Andiamo a vedere quelli di Avellino e di Pugna. Come vedete, l'unico comprensorio, quello diciamo dell'area vasta di Avellino, esprime
maggiore rapporto tra, diciamo, tra il rosso che vede la popolazione residente, il verde invece la sostenibilità ambientale all'impatto antropico. Cosa vuol dire questo? Che dei 3 milioni di abitanti della provincia di Napoli, in realtà la sostenibilità ambientale è molto al di sotto del milione, mentre la provincia di Avellino avrebbe un potenziale almeno di altri 500.000 abitanti. Allora cosa mi dicono gli intellettuali di volta che propongono questa valutazione? Che fate con la gente? Ma scusate, non siete voi a deportare la gente quando prevedete un piano di densificazione urbana di 170.000 alloggi? Non siete voi a proporre la deportazione degli studenti quando prevedete l'Agritech, il centro di ricerca internazionale di agricoltura, alla manifattura tabacchi nel cuore dell'area industriale dismessa di Napoli, e non invece per esempio a Caserta, dove c'è la Cisalpa più alta percentuale della mangia più fortuna d'Italia, e dove i centri di eccellenza non sono i problemi della Croce Rossa, o per esempio in Irpinia, dove ci sono 2.800 chilometri di territorio destinati all'agricoltura, destinati alla filiera vitivinicola, o nel Sannio, o nel Cilento. Allora il ragionamento si chiude a Scampia, per risolvere il problema di Scampia si è costruito una facoltà, un tarallo di cemento armato, che dovrà essere la sede della facoltà di medicina. Ci hanno fatto la sede invece delle scienze infermieristiche, perché i medici, non essendo in medicina, hanno scordato che noi abbiamo a Scampia. Ci hanno fatto la facoltà di scienze infermieristiche per 4.000 studenti. Non si poteva fare un ragionamento con le altre 4 province? C'è un policlinico a Caserta che ancora non si finisce dopo 30 anni. Ad Avellino ci sono 6 ospedalie abbandonate. Non potevano accogliere delle succursali. Voglio anche capire che vuole lasciare i cervelli al centro della metropoli dell'universo, no? Ma è così problematico avere a 70 km una succursale per 1.000 studenti. Il Pini? Non so se mi sto spiegando, vedete che sia chiaro il ragionamento. Centro direzionale vuoto, ma nelle aree delle ferrovie dobbiamo fare un'operazione di rigenerazione urbana, dobbiamo fare un grattacielo, ma la regione vuole 120.000 metri quadrati. Il piano regolatore di Napoli prevede 60.000. Il sindaco Manfredi fa un regalo, non ti preoccupare, le faccio fare 20.000 in più. Ma scusatemi, qual è il baricentro della regione Campania? L'asse Avellino-Benevento. L'asse Avellino-Benevento, infatti, dove dovrebbe essere ubicata, dove dovrebbe essere ubicato l'insieme dei edifici della regione Campania? Sull'asse Avellino-Benevento. E oggi abbiamo anche l'alta velocità, perché abbiamo una camminata. Ma è un problema, il napolicentrismo, pensavo che fosse una patologia di basso numero, ricordate quando chiamavamo sempre il pensavo che fosse una sola patologia, c'è una patologia che è trasversale a tutti, no, guarda, tanto di Corbone no, perché tanto di Corbone vedevo che era a casa di qua. Il problema è serio, il problema è molto serio. Thank
in realtà si utilizzano delle risorse economiche per risolvere dei problemi urbanistici napoletani. Ma anche lì abbiamo la funicolare che usava per collocare senza i treni, lo leggendo tutti i giorni sui giornali. Anche lì abbiamo un sistema urbano che ormai è al collasso, letteralmente al collasso. Allora questa legge, a mio avviso, è tutta calata su una dimensione metropolitana, ma che ci porta inevitabilmente verso un'ulteriore fase di densificazione urbana, che sarà ovviamente un boomerang ulteriore per le zone interne. Chiudo velocemente un solo aspetto, questo. Come potete vedere, molto, negli ultimi tempi si sta anche ragionando sulla macro-regione del Sud. Macro-regione del Sud. Io non sono d'accordo su questo orientamento, perché io sono per l'accorpamento dei comuni e la nascita delle città medie. Questo tema è stato affrontato dal PNRR, perché come vedete tutto il passante adriatico è completamente vuoto. Infatti nelle infrastrutture previste dal piano PNRR il collegamento adriatico sarà fuori, il corridoio adriatico sarà rafforzato e quel tratto che adesso è bianco da Bari fino ad Ancona è previsto come intervento di rafforzamento del corridoio. Come vedete, Napoli è cerniera tra quello Reggio Calabria e Helsinki, Nord, Sud e quello. L'altra proposta, ecco, noi abbiamo praticamente che l'attraversamento di Reno Adriatico è un altro punto di debolezza del nostro sistema infrastrutturale. Teatro, come dicevo prima, c'ha gli autogrill ma non c'ha lo svincolo, per agganciarsi al corridoio sul Monaco di Scala bisogna fare una strada dove viene attraversata dai TIR e una carreggiata con due corsie e una però di senso di marcia. E lo stesso vedete, sapevano le mie ovviamente, che era il famoso aggancio delle tre province, due principali, il Principato 1 e il Principato Scicla, che guardate, è l'unico sistema urbano che potrà praticamente riequilibrare il sistema della regione campana. Chiudo, andiamo avanti, Roma. Questa era la carta delle famose vie consulari di epoca romana. E come vedete, ripresa la transizione, come vedete, la segnala appunto il collegamento della sala della legge. Mi scuso se non sono entrata proprio nel dettaglio della legge, però ciò che gli eminenti relatori che mi seguiranno, ma lo spirito, diciamo, a mio avviso, della debolezza di questa legge, ricalca esattamente questi temi che sono quelli che ci portiamo dietro come regione Campania e che evidentemente non vogliamo risolvere. Grazie. E grazie anche alla dottoressa Pamica, lei sì che ha fatto una bella lezione, che io la proporrei per una revisione del piano territoriale regionale. Punto e basta. Noi il PTCP perché questi qua voglio dire possiamo rivedere, ma per la revisione del PTCP ormai è ordine tempo, perché quello che fa nel 2008-2009 dopo conclusione, adesso siamo al 2013, per passare per 14 anni, un oggetto, comunque quando ci sarà la cosiddetta autonomia da revisione. Detto questo, entriamo nell'argomento della serata, la legge di oggi. Questa legge, che è stata promulgata ad agosto, tutto sommato è entrata nei nostri cuori a partire dall'inizio di gennaio, in quanto, come fu detto anche dall'assessore di Scelto, proprio qui a Avellino,
che la stessa legge aveva incontrato una qualche difficoltà presso alcuni ministeri della regione, dello Stato, e quindi andavano risolte alcune problematiche. Queste problematiche non sono state risolte, riguardavano evidentemente atti, voglio dire, diciamo, alcune cose che diciamo, dal punto di vista paesaggistico, che non poteva trattare la legge semplice, nel senso degli atti paesaggistici, l'hanno brillantemente fatta all'articolo 4, se non sbaglio, e quindi con la fine di questo giugno di abbiamo avuto la nuova legge. Con la 18 è stata poi modificata la legge di legge, che da un lato, con pochi articoli, 7-8 articoli, parla della dell'aspetto edilizio, è quello che forse ci riguarda più da vicino, che evidentemente la cosiddetta semplificazione di cui parlavamo. E su questo argomento evidentemente ci sarebbe molto solo sull'articolo per quanto riguarda l'aspetto edilizio da parlare, da colloquiare, da leggere insieme. Tutti quanti, una lettura collettiva di come stiamo in cielo, sia dell'articolo 3 del DPR 380 modificato e sia dell'articolo 1 della semplificazione della 13 o modificando la 18. Voi mi dite perché? Perché nella mia breve frequentazione, ormai che sono anziano, mi sono mettato con più di una volta, noto, senza fare nomi per la verità, che ormai sono stancato, che quindi mi comprendo che c'è stata una certa, come dire, resistenza a capire e a leggere l'articolo 3 del DPR 80. Ma dove dice che, voglio dire, posso dividere l'appartamento e anche se c'è sta carico urbanistico, buonanotte, lo devo fare. Quindi come è presente? È difficile. Che voi mi telefonate e dice al chiedo, ma perché mi dicono di no, mi dicono di no. Faccio un esempio, ma tutto ripeto, che evidentemente a volte accade, a volte non accade, però a me mi spiace. Per quanto riguarda invece la semplificazione della legge 13, anche qui abbiamo già accennato alcune cose. Però quello che a me vorrei, e poi interagisce pure con voi, con la vostra professione, con tutti quanti, è, voglio dire, il livello urbanistico, perché laddove la 13 modifica la 16, la legge 16 è la legge madre per quanto riguarda la 16 le modifica, per quanto riguarda i piani urbanistici in regione Campania. A dicembre saranno il 2004, il 2023, passare parecchi anni, 19 quasi saranno a dicembre. Quindi siamo a 18 anni da questa legge. Noi abbiamo ancora un controllo formale dei nostri studenti urbanistici, come se fosse, voglio dire, ancora un problema del vanno, dell'ordinante e tutto il resto. E quindi io non dico nulla, perché è lui, però questo accade. E tutto quello che c'è stato in questi 18 anni, prima non solo in questo, che la legge del 2004, ma se vediamo questo periodo qua, il periodo che sta chiedendo 20 anni del terzo millennio, che si aprirono con grandi aspettative per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, si aprirono con il mantra della perequazione, un sindaco che chiamò, qualche figlio, amico, dice io, ma tu la sei fatta la perequazione? Dico, ma mi dà tempo, perché tu sei 3.000 abitanti. Dice no, perché qua è venuto un architetto e ha detto che lui è esperto di prevenzione. Fai quello che vuoi, perché tanto nel nostro lavoro, quello che casiamo, quando le casiamo, sono tasse. Ma di che figura?
Dopodiché quando gli spiegai che significava così, però parole molto, 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 voglio dire, da bordo, da popolo, disse no, 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 andiamo avanti così. Anche là, questo mantra della perequazione, questa nuova frontiera, evidentemente non poteva riguardare i nostri comuni, non poteva riguardare, perché anche dove è stata fatta poi, dove è stato applicato male, dico Benedetto, non c'è stato nessun risporto. Alla mano pubblica nemmeno un metro quadrato, derivato da come forma di compenso. Quindi da questo punto di vista certamente c'è da dire che anche allora questo mantra riguardava le grandi città del nord, riguardava il mercato, senza mercato, che si fa? Riguardava gli investitori. E non a caso si affacciavano già le, ma non a Benevento, oppure con tutto il rispetto, i fondi di investimento che si puntavano sull'urbanistica. Ed era un'area bellissima, perché me la ricordo 20 anni fa. Avevamo il tempo davanti infinito, lineare, avevamo una crescita bellissima. Dopodiché ci fu la crisi del 2008. Io vado un po' così, in maniera dozzinale, però se no non arriviamo più. La crisi del 2008 si è riverberata da noi, 2008, 9, 10, 11, 12, e allora abbiamo avuto che tutti i piani che erano stati messi sul tappeto sono abbondantemente sovradimensionati, quelli sì, delle periferie esterne, le periferie sempre esterne, ma comunque delle aree evidentemente periurbane. Il mercato iniziava a scendere, la stagnazione della crescita, perché in effetti c'era non solo quella economica, voglio dire, ma che avevamo anche una sorta di deriva demografica, salvo in alcune realtà. Gli investitori scarseggiavano, che cosa dobbiamo mediare? Cosa dobbiamo, voglio dire, scambiare? O in maniera leale o in maniera sleale, cosa dobbiamo scambiare? E quindi da questa voglio dire riflessione, stagnazione, voglio dire da questo blocco, che è chiaramente il periodo 2008-2012, per capirci, si nasce all'interno non degli intellettuali, perché gli intellettuali siamo tutti intellettuali. Vedendo l'Istituto Nazionale di Urbanistica, basta andare a leggere qualche cosa, nasce già allora, evidentemente, la necessità del concetto di rigenerazione urbana, che poi brillantemente lei, la nostra collega, la professoressa, ha brillantemente detto costruire e ricostruito, e nascono tanti mantra nelle città italiane, Milano, Roma e via discorrendo. Dove questo concetto della rigenerazione, dove si sarà costruito lo stadio della Roma, squadra a me cara, ovvero a Verano, Tiburtino, è un'area semi, è disponibile, e poi ci stanno caseggiati di terzo ordine. Tutta quell'ampia area era oggetto di rigenerazione urbana. Avrà i soldi dell'unico personaggio che si chiama Friedkin, che è americano e che è presidente della Roma, e che la giunta capitolina ha dato il primo ok per la proprietà, adesso dovrà darlo il Consiglio Comunale, poi si proseguirà anche nelle nostre realtà, facciamo la stessa cosa, la facciamo solamente per lo sbarcheggio, per un ambulatorio, per una piccola cosa, via dicendo. Ma in quel caso noi abbiamo che fra 4-5 anni, tutti nel presente l'uscita al Verano, sarà di tutt'altro, la Tiburtina di tutt'altro tipo, avremo una nuova realtà, avremo nuovi singoli e avremo un qualcosa che cambia il genere. Quello che attuale non ci sarà, ci sarà un'altra cosa. Quella è una scala media, una scala media, diciamo, di intervento di rigenerazione urbana. E qua sta tutto il discorso, o parte del discorso, della dottoressa, l'architetta, professoressa Bondone, dove
trasportiamo questi concetti, defusco, cioè la riduzione nulla, riduciamo tutto questo in uno strumento urbanistico di una città. Perché c'è il presidente Ariano, come, da dove, come andiamo a calare questa cosa qua? Come mettiamo gli elefanti nella 500? Bene, a Roma, bene o male, c'è stata già una stagione della negoziazione urbanistica, ovvero se io butto a terra queste bottiglie, poi metto al posto delle bottiglie un'altra cosa, ci sta il delta che diceva lei, ovvero questa vendita differenziata. Le bottiglie valgono 50 euro, ricostruisco 100, ho guadagnato 50, Roma 50, 25% al comune, 25% a me, ed era una forma di negoziazione bellissima, che poi in alcuni casi non si è verificato perché stanno dei soggetti che hanno lucrato sul problema, non ci interessa più. Ma hanno comunque sperimentato forme di negoziazione che avvengono tra enti, tra grossi proprietari, noi teniamo a Caltagirone, non teniamo, o teniamo altre cose. Quindi quando adesso devono andare a rigenerare, hanno già dimestichezza sul territorio che la rigenerazione non piglia il suo nudo. Alla dottora Grinda, voglio dire senza offesa, l'arancetti di Palermo, no no, ci sta Tizio, Caio, Sembrono, ci sta una moltitudine, ci sta una complessità, e in quella complessità una cosa sola deve andare bene, l'interesse pubblico, che deve anche prevalere. Quindi la giocata è che l'interesse pubblico deve prevalere, bisogna perequare secondo alcuni aspetti aggiornati, non come stava prima, e bisogna negoziare in un certo modo. E bisogna avere dei giocatori che sanno proporre, quello figuratevi che non esiste proprio. Il presidente della Roma ha avviato uno studio londinese di architetti per fare il piano, per fare lo stadio. Quindi non è così che Roma autodirsente, tengo un amico, tu che dici? No, io porto lo studio Popolos che ha fatto il Tottenham. Ah, va bene così. Figuriamoci a Roma. Noi come dialoghiamo? Qual è lo spazio condiviso? Non c'è, perché effettivamente non c'è. Ove mai ci fosse l'imprenditore o il fondo di investimento o la fata turpilla, come si chiama lei, o la banchetta, dice guarda l'intervento, non abbiamo questa roba. Pochi ce l'hanno, invece di esempio fisti prevalentemente non c'è, né da parte dei comuni, ma io frequento i comuni, le province e tutto il resto, e voglio dire, noi stiamo ancora all'analisi, alla conformità dell'indice che è stato assegnato, quando in effetti questo tipo di pianificazione va a un altro tipo di verifica. Ma una verifica di coerenza sul fagiolo, sull'investimento, voglio dire se o meno questo tipo di investimento è tale da poter portare a queste cose. Quindi quello che dice prima Bondorno, professoressa, è totalmente vero. Noi qui, nella nostra realtà, avremo una grande difficoltà ad applicare seguamente questo concetto di rigenerazione urbana, e allora dobbiamo fare di necessità virtù. Ci saranno casi? Non lo so, perché noi teniamo una proprietà dimezzata, frazionata, figuratevi, voglio dire, già per quanto riguarda sisma bonus, non sisma bonus, al di là di tutte le problematiche che ci stanno le banche, le imprese che hanno bloccato tutto il resto, è stata una difficoltà enorme. Io sento i vostri colleghi, sento pure qualche collega architetto della verità, e loro hanno avuto delle difficoltà enormi e hanno ancora difficoltà enormi. Quindi questo concetto di parti di città più o meno estesa, dove la proprietà è pubblica, misto pubblico privata e altro, prima ancora di arrivare alla residenza, agli uffici, perché
tutto sommato si tratta sempre di quello, residenza, arrotazione d'uso, non arrotazione d'uso, oppure terziario avanzato, ufficio, infrastrutture, chiamiamolo così. Bene, tutte queste cose da noi, nella realtà nostra, Benevento, Avellino e tutti le nostre paesi, le nostre realtà, è di difficile applicazione. Però i piani urbanistici, che la legge non è che dice si ferma a Napoli, no, in realtà si va qua. Io, se adesso, dove sto lavorando, signor carissimo Presidente, devo comunque rispondere a degli obiettivi di qualità, che la legge dice che il piano deve rispondere a obiettivi di qualità. Lasciate stare che poi il piano deve andare da una persona che queste cose non le ignora, non lo so, però dirà, devi fare una tappa rosa, un tappo così, va bene. Questa è la distorsione della nostra società, non si discute. Però non dobbiamo portare gli obiettivi di qualità ambientale, qualità sismica, ad Aleppo non ci stava, ad Antioquia non c'era la qualità sismica, però in altre realtà di altri paesi. Quindi la qualità della sostenibilità ambientale dei sicurini, la qualità energetica, lei ha detto, ci sono dei fabbricati energivori, forse pure questo è energivore, voglio dire. Ma questo lo produce nel momento in cui io ci metto i pannelli, ci metto altre cose, tengo la riqualificazione energetica, oppure tengo la bio, non so che cosa, la bio, l'angelo, termina, altre possibilità. Quindi io che produco energia per me stesso. Bene, tradurlo nei nostri piani significa fare un processo molto, molto, molto doloroso, bisogna stare attenti. Non è che noi andiamo a dire perequazione, quindi faccio un comparto, lo imbombo, imbombo un comparto, voi dovete stare insieme e dopo vi disegno pure la scheda comparto, fino a quando si costruisce tot per i gruppi, quello che lo dava a me e quello che sono per le infrastrutture, superficie compensativa, superficie fondiale, standard. Questa semplificazione non va bene, perché? Voglio dire, imporre una cosa di questo tipo a livello di perequazione, imporre qui, io vi rigenero, le regole sono queste, e vi do delle regole rigenerative. Figuriamoci, noi non siamo riusciti a far uno, a Benevento non c'è un comparto perequativo tra tutti i 99 che furono fatti. Ve lo dico perché vedevo un valore della variante, o verde fluvia, non si fa punto un parco derivativo, io resta così, ma non poteva essere, non poteva, c'è difficoltà a Modena, figuriamoci di fare difficoltà per me. E allora cosa sta a significare? Sta a significare che questi aspetti socializzanti degli interessi da mettere su un terreno nudo, come lo andiamo una brutta parola, ma comunque si usa declinare quando andiamo alla complessità qui dentro, perché che cosa ha detto la 13 fondamentale? Io dico che 35% più di premialità, di incentivo, se fai una certa cosa, rigenerazione, 20% se fai la riqualificazione, e la devi implementare nello strumento urbanistico, né che cosa nel piano strutturale. Quindi, come vedete, anche a livello di linguaggio, perché le ambiguità, che non sempre sono volute, a volte sono anche volute all'ignoranza, voglio dire, figuratevi, diciamo, non so, lo sto a dire, se a rigore il purista legge la 16, dice no, io disposizioni strutturali, disposizioni programmatiche, non puoi dire piano strutturale, piano programmatico, il piano strutturale non è conformativo. Abbiamo talmente confuso la situazione che oggi, tra questi anni, anche attraverso questi anni, noi diciamo tranquillamente piano strutturale, piano strutturale. Bene. Superiamo anche questo aspetto linguistico. Nel piano strutturale, quindi, io devo definire dove ci saranno gli incentivi. Allora, questa definizione di dove saranno gli incentivi
evidentemente, presuppone il mio piano non è un piano di poi si vedrà, è un piano di governo del territorio. Io non posso comprare 50 kg di arance e le metto a casa tanto si vedrà. No, io non ho bisogno di 50 kg di arance. Assolutamente. Mangio a casa tre volte alla settimana, uno, due. E allora ecco che bisogna fare, voglio dire, quello che diciamo era anche nelle sue parole, calarci nella realtà. E calarci nella realtà con una certa, come dire, oltre che competenza, con un certo tatto, perché dobbiamo conoscere, noi nel fare il piano urbanistico di Tizio Caio e Sempronio, di questo comune, dove dobbiamo tenere presenti gli obiettivi da raggiungere e i mezzi poi per, dobbiamo dirlo, quali sono gli obiettivi, fa. Ebbene, per fare questo è evidente che c'è necessità di una comunicazione tra cittadini, portatori di interesse e tutto il resto. Ma questo già c'è. Fino a voi è stato molto formale, molto. Speriamo che non viene nessuno. L'avete mai sentito di questa parola? Ci sta l'incontro, speriamo che non viene nessuno, fino a voi dove stavamo? Oggi no, se dobbiamo applicarci per raggiungere questi obiettivi, speriamo che dobbiamo sapere e conoscere. Però già sappiamo che deriva demografica e stagnazione economica, perché il mercato non c'è, è tutto qua. Allora viene bello dire, ah, minor consumo di suolo, perché consumo di suolo zero, a rigore, lo dobbiamo raggiungere nel 2050, perché l'agenda della sostenibilità europea, l'acronimo non lo so dire, però so che è quella, nel 2015, disse al 2050, suolo zero. Quindi noi stiamo al 2023, io lo dirò nel 2050 che cosa accadrà. Però è evidente che adesso il minor consumo di suolo, minor consumo di suolo, e già hanno fatto di valutazione in quel minor, chiaro? È una valutazione che lascia, poi dipende dall'urbanista urbanista, da sindaco a sindaco, dall'amministratore dell'amministrazione. Sorregge però qualche locuzione dell'INU, minor consumo di suolo urbanizzato, anche evidentemente un suolo che è un relitto urbano, che è una cosa che residua, quello ha costruito, là ci sta del vuoto, delle erbacce, e quello lì non è un suolo da consumo, quello è consumabile, perché è urbanizzato e ci sta la strada. Là è intervenuto un acquisto che stava parlando tempo fa, l'attesa, e quindi questa rigenerazione porterà a dei riflessi, a delle rendite anche su questo. Rigenerare non significa che là non si costruisce, rigenerare significa dare un nuovo genere, una rinascita, che diciamo, poi lasciamo stare le analogie perché sennò poi ci sfoggiano, non ne dobbiamo fare, ma significa questo. Significa che sarà tutto diverso, o in parte diverso, o maggiormente diverso da prima. Quindi il cambio di destinazione d'uso, quando viene chiesto, perché a me piace insomma, parlare con tutti coloro che vogliono, a volte anche delle persone che ci conoscono, ma noi possiamo cambiare la destinazione d'uso nel caso della demolizione delle costruzioni? Devi cambiare. La devi, questa è ancora la destinazione d'uso. Ma vi ricordate quando, alla fine, quando ci stavano ancora Renzi e Del Rio, due sindaci, uno di Firenze e uno di Reggio Emilia, che quando evidentemente guarda la definizione del 2016, la fungibilità tra loro, residenza, terziaria e tutto il resto, è evidente che il cambio deve portare ad un delta, dice lei, una differenza di quelli che sono gli oneri, giustamente, perché qui gli oneri è un discorso paratributario. Il riflesso urbanistico rispetto sul campo, ma ci stanno i riflessi, voglio dire. Oh, non è che il riflesso di una casa, un appartamento, dentro uno studio per finanziare. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo già avuto nel tempo una non semplificazione, un diverso approccio. Quando noi arriviamo alla rigenerazione urbana
e quei fabbricati da rigenerare danno un incarico a un tecnico, quel tecnico dirà: bene, non siamo, siamo nelle condizioni, non ci sono vincoli ed altro. Quando calcolano la volumetria, se il fabbricato è legittimo nel tempo e tutto il resto, va a calcolare prima gli interrati, va a calcolare il sottotetto, va a calcolare tutto. Dopodiché demolisce e ricostruisce quel quantum completo e lo maggiore del 35%. Non è stato possibile farlo capire a me, se non in qualche caso. Però mi è arrivata da Salernitano una problematica, parliamo di problematica penale, e qua perciò bisogna stare attenti, la gente ci sta a studiare, chi non studiare, chi ci ha messi logici, non ci ha messi logici, ci sta di legge, chi non legge. E il giudice, PM, a Salerno, ha riconosciuto che il nuovo regolamento edilizio, RTI, come lo chiamiamo noi, quello delle denominazioni, quello là, che definisce le volumetrie, giustamente tutte quelle volumetrie andavano conteggiate. Ha riconosciuto lui e poi il giudice. Allora noi, quando parliamo di generazione urbana, parliamo di un qualche cosa che è stato messo bene nel tempo, dove, voglio dire, non è che il singolo cittadino può agire, dove ci sta un operatore economico forte che deve agire, in una realtà abbastanza guerrita, strutturata. La megalopoli che diceva lei, il buon Gregorio la prevedeva già, diceva che il mondo sarà fatto da megalopoli, poi ce ne hanno altro tempo. Quindi dove c'è l'armatura urbana ci stanno i valori, ci stanno i soldi. Quindi nuovo regolamento di edilizia con nuove volumetrie, ma non era per costruire, perché non si costruisce più, per rigenerare. Prenda di tanto, e poi di grave grande. Tutto questo a noi, evidentemente, mancando una quota di mercato, che il mercato direzionale, il mercato dello sport, il mercato della, diciamo, delle attività, l'ancora la piccola realtà. E quindi è importante che diciamo, facciamo uno strumento urbanistico per applicare questo, per dare la possibilità a qualcuno di voi che opera nel territorio, che questo è il mio sforzo, cercare di mettere in condizione i tecnici che operano nel territorio di poter realizzare qualcosa, o quel territorio di potersi avvalere di qualcosa. È abbastanza complesso, però c'è necessità fondamentalmente che tutti gli interlocutori abbiano pure un miglioramento anche mentale, perché se noi evidentemente stiamo ancora al controllo dello strumento urbanistico con l'indice, stiamo riconoscendo, stiamo riconoscendo, i limiti urbanistici con la formativa, per esempio in Germania, nel Fulmino, quanto forte sono. Quindi voglio dire, è questo scatto in avanti che dobbiamo fare. E qui io ringrazio sempre, lui ha detto molto vicino a noi, io al mio titolare di quando ero ragazzo, famoso ingegnere, se diceva anche che sono la struttura portante dello studio, e io quando entravo là, quindi ero giovane, avevo molta riverenza verso di loro, perché evidentemente mi hanno insegnato tutto da questo punto di vista. E c'è un punto di vista che è alla base di quelle cose che stiamo dicendo. Noi stiamo scambiando questa bottiglia con questa bottiglia, direi, ma quanto vale queste bottiglie? Ecco il valore. E allora, questa analisi del valore che sta alla base della degli anni questo, quelli che prevede il negozio, quelli che prevede la prelevazione, quelli che prevede il prevalente di interesse pubblico, come lo quantifichiamo? Quello che prevede la verifica di coerenza di queste cose, chi la fa? La fa il comune? La fa l'ufficio del comune? Ecco, è proprio che generazione. Come facciamo a dire che l'interesse pubblico è stato, senza l'interesse pubblico, tratto di generazione? Quindi da questo punto di vista, io ripeto, quando andiamo a fare, a
dare il valore alle aree, agli immobili, perché in effetti ci dobbiamo, la base è sempre il valore di mercato, lo insegnano loro, voi più di me, perché io quando si parla della prima della legge del 2007, se non sbaglio, che veda gli scopi di mercato, c'è la cosiddetta serie somma, queste cose qua, non so se qualcuno di voi lo sa, scusate, voi lo sapete, bene, queste cose qua io non lo sapevo, non la sapevo applicare, non era il mio mestiere, però valutare gli oggetti che stanno usando, quindi lo strumento urbanistico che noi andiamo a portare nel Consiglio Comunale, che prevede ambiti di rigenerazione urbana, ancora che piccoli o non piccoli, comunque deve entrare nella 500 l'elefante, perché se no, voglio dire, l'avvocato, il professore, il professore, nulla lo fanno là. Per entrare nella 500 ci deve entrare con queste caratterizzazioni. Queste caratterizzazioni che sono gli obiettivi di qualità, le valutazioni, e perché, voglio dire, si individuano quelle cose, a seguito di quale interlocuzione qui nasce il colloquio con i cittadini nelle varie forme. Non è che si può imporre un comparto di generazione o si può imporre un comparto di delegazione. È uno scattinato, è un progressivo. Se non ne parliamo, rimane sempre là. Siamo nel chiuso dei nostri studi, di per un verso, per un altro, a crearci delle questioni e poi è cattivo tizio e cattivo sembrò. Non è cattivo nessuno, è che dobbiamo fare uno scatto che è per me più difficile, che si stesse a Milano, poi a tutti a Milano, Milano no, Bologna, ma domani mattina tre giorni, noi con la nostra capacità del sud, stiamo a livello 9, non tanto da qui, figuratevi. E il problema è che qua stiamo sempre a teatro, ovvero in un posto dove non c'è appiglio, come si dice noi, ma figuriamoci se ci sta appiglio per le altre situazioni. E allora, in forma di sintesi, la dottoressa, diciamo, come è riuscita a darci la panoramica della visione della regione Campania e del Mediterraneo, come andrebbe in guardare della media città che è un suo cavallo di battaglia, nella realtà, della piccola realtà nostra, iniziando da Avellino, delle menti tutti comuni, applicare dal punto di vista urbanistico, andare in consiglio comunale e deliberare quali sono gli ambiti urbani per i quali non si applica l'incentivo, per i quali non si applica l'incentivo, ed è un grande momento di riflessione. Chi ci è riuscito fino a ora? Eppure non ho di quello che ci sono di Avellino, non mi metto qua a discutere. Nessuno? No. Perché? Perché ci manca proprio, voglio dire, il fiato corto, lo dici che la sta lì, il fiato corto. E allora tutto d'un tratto ci viene chiesto di fare, come ci vuole, una traduzione di cucine, quando se ci manca tostate bene, non so se sono spiegato. E allora da questo punto di vista, non ho fatto mai le elementari, allora da questo punto di vista, ma fa. Ci ha invitato, io ho apprezzato molto, ma perché la vita? Lei è la vita lo stesso, così non parlo. Quando lei ha detto questa legge, la centralità a Napoli, e io dico, e anche per Napoli sarà complesso, perché Napoli non ha il linguaggio, che non ha mandato dal 2000 al 2000 oggi, quel linguaggio che riguarda la negoziazione, la meditazione, la compensazione, e se l'ha fatta in forma non eclatante, perché non solo. Non sono reciprocabili, non fanno scuola, non so se sostengono. Ecco, non parlo di quella che è la rigenerazione territoriale, che anche qua ci sta un territoriale messo, bello, sistematico, ma di che cosa parliamo? Quella lì, rigenerazione territoriale, è possibile quando l'edificazione avviene in quella stanza e i valori stanno in quell'altra stanza. La realizzo la cintura verde, la realizzo il parco, la realizza Ravenna, il parco di Leonorino, e qua sulla tassa la faccio i fabbricati. Oh, ma
questo tipo di strumenti urbanistici, teniamo questo principio di farlo in questo modo. Noi teniamo una legge, già che ci consente questo. E come facciamo la legislazione territoriale nella misura in cui, oh, però in zona agricola, dove è urbanizzato, si potrà fare la rigenerazione urbana. Che significa urbanizzare il tutto? Non significa tutte le urbanizzazioni primarie e tutte le urbanizzazioni secondarie. Le zone agricole non esistono più. È l'Europa urbanizzata, dice adesso piano, l'Europa. Quindi esistono soltanto dei frammenti di aree agricole ancora. E l'urbanizzazione è quella minima, ovvero le strade, ovvero l'energia, ovvero l'approvvigionamento idrico, non certamente l'asilo nido, che non nasce più nessuno dalle sue parte. Quando sono nato io nascevano 1 milione in Italia, ora ne nascono 250, quindi la scuola, lo standard della scuola. In questo, per la verità, qualche apprezzamento per me è importante, ma ho letto lo standard anche, come diceva il Clovi, ma anche lo standard, potrei dire, prestazione. Se faccio la box, devo avere un ring, un mancino, un pollo della box, quindi per fare la mia prestazione, e non qualcosa che non mi serve. Perché se andiamo in qualsiasi realtà, noi siamo pieni di zone standard che non ci servono, vincoli che ne cadono, perché rispetto a quell'ambito non era stato, a me adesso serve bere l'acqua perché sto parlando, la mia prestazione è questa, lo sta, non basti dire mezzo bicchiere di anice a testa, non serve a niente che cambi, arriva questo tipo di standard. Quindi c'è da rivedere anche questo, per la verità. La 16 parla anche di questo, che se può, la 16, la 13, modificata la 18, modificata la 16, anche da questo punto di vista sugli stati. Ma va fatto un certo tipo di approfondimento, perché qua lo dice, ma manca un altro energia regionale per poterlo apprezzare. Come vedete, questa rigenerazione, questo minor consumo di suolo, io se rigenero, ho un minor consumo di suolo non urbanizzato, meno vado in campagna, non meno vado nel primo. Evidentemente non posso non vederlo che passa avanti, perché arriva esattamente 15 anni dopo che lì non ho urbanizzato e arrivo da un campo di riposo, voglio dire che le altre regioni, non parlo delle Emilia Romagna che fanno l'incita, ma le altre regioni romane hanno già messo sul tappeto. Solo che da noi avremo ancora di più lo spopolamento, si sta spopolando la sala, si spopola l'Italia e da noi si spopola ancora di più l'aspetto economico. Da come andiamo a realizzare queste cose? Chi è che è il promotore? Pubblico o semi pubblico? Pubblico deve avere un solito. Ecco, e su questo ci stanno tante quelle riflessioni da fare. Noi rimane la riflessione, chi la semplificazione, il modo duro, semplifica in un certo modo, chi evidentemente deve poi restituire in un piano urbanistico una partenza dell'articolo 3, 4, che è sottoscritto gli altri, che non è poi solo il posticino, ma che gli altri, voglio dire, dovranno fare in modo da fare, non dire salti mortali, ma comunque per una riduzione culturale, ho detto prima io, per fare entrare questi concetti in una dimensione che evidentemente, voglio dire, c'è un ragazzo che ha fame e io a questo qua invece di dire guarda mangi un panino, gli dico adesso declinami un po' il sesto canto del Purgatorio dell'Inferno del Paradiso. Quello d'amore. Allora da questo punto di vista io lascio la parola al professore, che è il professore di urbanistica e di ambiente Ferra, con l'auspicio che anche nel suo nuovo ruolo presso il Parco del Cilento possa contribuire a migliorare tutte quelle strutture che poi evidentemente ancora ci devono omologare. E chiaramente ancora vanno a guardare la quantità, quando in effetti anche il legislatore
stato molto in alto, obiettivi di qualità. E quindi la quantità è inutile, mi dai 10 video di file che la posso dire, dammene uno, ho fatto bene. E quello che bene, grazie. Grazie Dio. Vediamo con una momento per persone perché si possa esercitare un po' tutte quelle cose che ho detto all'inizio, perché poi sono le cose più pratiche, non interessa, interessa sapere se questa legge è codificata, è applicabile, si applica perché tanti comuni, tanti uffici tecnici, ancora hanno qualche perplessità da questo punto di vista. E poi ovviamente durante il dibattito sicuramente c'è un modo di fare qualche domanda più specifica anche su quello che è stato scelto in questa casa e quello che non è stato scelto. Quindi grazie. Allora, grazie a voi per l'invito, cercherò di essere abbastanza condiviso nei tempi, anticipo le conclusioni del giudizio di questa legge. Questa è una, ritengo sia una buona legge nella parte dell'edilizia, l'articolo 2 perché introduce degli elementi di semplificazione, rende più agevole i criteri distintivi tra i diversi tipi di edilizia, quello che magari voi anche con maggiore frequenza e con maggiore quotidianità praticate, quindi sicuramente è una legge che aiuta molto all'articolo 2 nella parte dedicata all'edilizia perché risolve delle zone d'ombra che puniva gli affastellamenti delle modifiche intervenute sul testo unico negli ultimi anni. Ritengo che non è una pessima legge nella parte dell'urbanistica, è una legge utile. Io per la verità ho ascoltato con grande attenzione, mi è molto piaciuto l'intervento a taglio socio-economico dell'assessore, non so che fa di mestiere, ma mi sembrava della materia. Mi sembrava della materia, che l'ho letto. Assessore. Abbiamo capito tutto che era una prof. Che era? Che era una prof, l'abbiamo capito tutto. No, ma era sicuramente coglieva il senso anche di quello che avrei voluto dire io, per cui mi ha anticipato su alcuni aspetti, per cui farò un intervento più tecnico. Perché una legge utile nella parte sull'urbanistica? È una buona legge nella parte sull'edilizia, è una legge utile nella parte dell'urbanistica. Per quale ragione? Perché è disallineata rispetto al contesto socio-economico. L'urbanistica a che cosa serve? Serve a soddisfare i bisogni. Ha una dimensione socio-economica rilevantissima, ci sono delle esigenze, delle comunità, delle persone, delle imprese, delle famiglie, e l'urbanistica fa delle previsioni orientate al soddisfacimento di questi bisogni. Ora è la domanda, credo che sia il centro, il focus del nostro ragionamento. C'era bisogno, almeno per le aree non della cintura napoletana, di una legge sul consumo di suolo per evitare il consumo di suolo, ma noi non consumiamo suolo da almeno 15 anni. Lo stato di arretratezza economico-sociale delle aree della Vellinese, del Salernitano, non toccano suolo da quanto tempo? Da quanto tempo non progettate un nuovo intervento sul terreno vergine? Da quanto tempo ci si limita soltanto a piccoli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, di sistemazione dell'edificato esistente? Non c'era bisogno di questa legge. Questa era una legge che andava fatta 20 anni fa. Oggi non risponde più al substrato socio-economico. È una legge completamente inutile.
queste leggi di questo genere hanno fatto in un modello diverso, e poi dirò quale modello hanno utilizzato, Lombardia, Toscana e Emilia Romagna, con risultati assolutamente straordinari. Ovviamente il contesto economico è diverso, però l'hanno fatto utilizzando un modello e in una prospettiva temporale, quando l'hanno approvato parecchi anni fa, una struttura temporale e socio-economica che aveva davvero il bisogno, da un lato del riuso, dall'altro del minor consumo di suolo. All'attualità, in questa fase di stagnazione economica, laddove l'edilizia è in una stasi completa, evidentemente questa è una legge che arriva già tardi, arriva già morta sostanzialmente, e segna il de profundis dell'urbanistica. L'urbanistica è sostanzialmente seppellita e azzerata nella sua funzione vera, perché il minor consumo di suolo non è una nozione, professoressa, non è una nozione dell'urbanistica, è una nozione ambientale, è sostanzialmente la traduzione della sostenibilità. Il suolo si consuma, è un bene consumato, dobbiamo evitare di consumare altro. L'urbanistica nella sua tradizione si è sempre occupata delle trasformazioni, ma oggi non è più il tempo delle trasformazioni. E certo, non è più il tempo delle trasformazioni nell'area della cintura napoletana, ma perché non è più il tempo delle trasformazioni nelle altre aree della regione Campania? Se qualcuno mi sa spiegare perché oggi non ci sono più le condizioni della trasformabilità delle aree, nel Cilento, nelle aree interne dell'Irpinia, nelle aree interne del Beneventano, per migliorare le condizioni di vita. È davvero questa l'esigenza primaria di questi territori oggi? E ci sono davvero in questi territori le condizioni per il riuso e la rifunzionalizzazione di che cosa? Di quale tipo di edificato? Il problema si pone per l'edificato, come diceva bene l'assessore, la professoressa, per l'edificato della metropoli, perché ha una caratteristica, soprattutto per l'edificato delle aree industriali dismesse, laddove si utilizza questa legge in una prospettiva di rifunzionalizzazione in chiave residenziale. Ma nelle aree interne, nelle aree oggi desertificate, quale esigenza di minor consumo di suolo? Qua c'è uno scivolamento drammatico, demografico, sulla dorsale appenninica che attraversa la nostra regione. Che altro che minor consumo di suolo? Qua c'è il problema di trovare qualcuno che vuole stare in quei territori. Allora, è una legge che nasce con un ritardo e con una prospettiva che è disallineata rispetto al contesto socio-economico. L'unica prospettiva vera di questa legge si risolve nell'area metropolitana di Napoli, certamente non in aree diverse. E stavo dicendo, perché questa è la morte dell'urbanistica? Perché l'urbanistica si deve porre il problema della trasformazione. Non può essere ridotta soltanto in un modello pianificatorio che è orientato in via esclusiva alla disciplina della rifunzionalizzazione dell'esistente edilizio. Non c'è bisogno di un piano per fare questo. C'è bisogno della pianificazione urbanistica per disciplinare la rifunzionalizzazione, il riuso dell'esistente abitativo. L'urbanistica deve avere ad oggetto necessariamente la trasformabilità. Ora, intendiamoci, non parliamo di cementificazione, stiamo parlando di una trasformabilità intelligente, orientata, che è capace di cogliere le opportunità delle tecnologie moderne, di una trasformabilità che riguarda le energie pulite, che dota le strutture della capacità di essere autonome sul piano energetico. Questo va bene, ma dobbiamo concepire ancora oggi l'urbanistica come capacità di individuare le linee guida della trasformazione di un territorio. Non può essere soltanto riuso del patrimonio edilizio esistente.
Perché dicevo che peraltro questa è una legge che, oltre ad essere disallineata rispetto al contesto socio-economico, è una legge che non risponde davvero alle esigenze, che utilizza un modello che non è conforme alle nostre condizioni socio-territoriali. Che cosa hanno fatto in Emilia-Romagna? Quando hanno approvato, credo oltre 10 anni fa, una legge che ispirata al minor consumo di suolo, ispirata al riuso, alla defunzionalizzazione, hanno superato tout court lo zoning del DN del 68 a B, C e D, e hanno detto il territorio viene ripartito in due grandi aree, l'area urbanizzata, il territorio urbanizzato, il territorio rurale. Nel territorio rurale non si può fare nulla, nel territorio urbanizzato si può fare questo, questo, questo e questo. Benché si trattasse di una legge ispirata al minor consumo di suolo, nel territorio cosiddetto urbanizzato si consentivano le trasformabilità e si consentiva il consumo di suolo secondo una logica di sostenibilità, ma non si consentiva. Dall'altra parte, nel territorio rurale cosiddetto, non si poteva fare nulla, non si è potuto fare nulla. Non significa che non si poteva fare nessun tipo di intervento, perché in Emilia Romagna, ma anche in Umbria, che ha approvato analogamente una legge di questo tenore, ha consentito l'intervento sul cosiddetto, questo è il grande assente nella legge di cui stiamo parlando, l'edificato rurale. L'edificato rurale. Ma si può pensare di approvare una legge minor consumo di suolo, rifunzionalizzazione del sistema edilizio e non si parla dell'edificato rurale? I nostri territori, quando da parte dell'edificato rurale presenta, provate a fare un progetto su un edificio rurale di un professore, di un avvocato, di un architetto, che vi diranno? Gli annessi arrivi, bisogna dimostrare il coltivo, la coltivazione, il rapporto, la relazione agronomica, alcuni casi settorale agrario, alcuni casi chiederanno certificati, iscrizioni, eccetera, eccetera. Allora vogliamo fare una legge, approviamo una legge diretta al riuso delle edilizie esistenti e ci dimentichiamo dell'edificato che è un tassello da parte del paesaggio importantissimo. Certo, bisogna, ma hanno fatto i numeri, hanno detto uno che fa un progetto di riutilizzo dei fabbricati rurali ha un beneficio per l'adeguamento anche dal punto di vista funzionale, che non è soltanto il bagno, è tutt'altro, è qualcosa di più. Deve rispettare le caratteristiche architettoniche, ovviamente, perché quella è la testimonianza della storia di quella comunità. Ma soprattutto che cosa hanno detto in questa legge? Hanno detto, attenzione, la funzione dei edificati rurali non può essere solo quello legato all'agricoltura come trasformazione delle coproduzioni di beni. L'agricoltura ha una dimensione più ampia, è anche B&B, è anche ospitalità, è anche capacità di valorizzazione dei prodotti enogastronomici, tutta una funzione legata alla terra, ma non al ricopro del trattore necessariamente. Ripeto, provateci voi a fare qualche progetto sul edificato rurale, se non mi chiedo dove metti le masserizie, dove metti il trattore, dove metti il trattore. È così? Sì, a 14 mi hanno prorogato, cioè hanno integrato la 14, non è che sostituisce la 13, sostituisce il 3, la 14. Ma io sto dicendo soltanto che in una legge che prevede il riuso dell'edificato rurale occorreva occuparsi necessariamente dell'edificato rurale. Nei termini che ho detto, ovviamente, non in termini in generale, che ci si occupa, però se oggi vogliamo fare un intervento su un edificio rurale incontriamo le difficoltà che abbiamo appena detto. Professore, vuole fare riferimento alla 14 quando era nel caso di in assenza di strumenti urbanistici, forse è quello che vuole dire. Allora, venivano consentite. No, sì.
E questa è una questione. L'altro punto su cui questa legge lascia a desiderare è proprio il modello pianificatorio. L'Emilia Romagna, dicevo, ha superato la zonizzazione, ha ripartito il territorio in queste due grandi categorie. La Lombardia, che ha approvato una legge come questa, ma anche la Toscana, soprattutto in Lombardia, hanno abbandonato l'idea che l'urbanistica è dirigismo economico e dettami rigidi e prescrizione autoritativa, e hanno utilizzato un modello concertativo, collaborativo tra pubblico e privato. Non so se voi siete stati a Milano negli ultimi 10 anni. A Milano, se non ci andate per un anno, vi perdete in qualche quartiere, perché ve lo ricordate in un modo, l'anno dopo è tutta un'altra cosa. Sta a significare che a Milano la disciplina urbanistica non è una disciplina autoritativa, prescrittiva, con una normativa che stabilisce questo si può fare, questo non si può fare. È frutto di volta in volta di un'attività concertativa tra il privato e il pubblico. La definizione del progetto avviene nel farsi, nell'attività di elaborazione, non è prescritta a monte nel piano e nello strumento urbanistico. Ora, questa è un'idea, ovviamente, che è ispirata a dettami ideologici che possono essere più o meno condivisibili, però nel momento in cui noi parliamo di riuso come oggetto del piano, perché se stiamo a questa legge, come alla legge dell'Emilia Romagna o della Lombardia o della Toscana, che dice miglior consumo di suolo, zero, 2050, non dovete trasformare nulla, dovete solo utilizzare l'esistente. Se questo è il modello della urbanistica dell'attualità, dobbiamo immaginare che non può essere un'urbanistica che detta le regole a priori e non sono immodificabili, deve essere invece uno strumento urbanistico che detta degli indirizzi nell'ambito dei quali il rapporto fra il privato proponente e il pubblico deve essere ispirato alla concertazione, alla definizione di quello che si può fare, di quello che è presente il caso concreto, di come trasformarlo, di quali materiali utilizzare, di quali trasformazioni consentire nella forma anche dell'edificante. Lo possiamo immaginare nei comuni dell'Alto Alpino, nei comuni del Cilento, del Benedettato, che dobbiamo mantenere il riuso, significa che dobbiamo mantenere la forma di quello che è necessariamente il rispetto dei caratteri storico-architettonici. È una linea di indirizzo sufficiente o ci vuole di più? La capacità di evolvere, di leggerli all'attualità. Oggi invece i piani, come sono dettagli nelle zone dei centri storici? Quantitativi. DM, l'altezza, la cosa. Il DM del 1844, è quello si applica. Quello viene recepito negli anni e quello facciamo. Non è che ci consentono di intervenire in un modo appropriato rispetto alle esigenze. Ovviamente, se pensiamo che il futuro dell'urbanistica deve essere questo, dobbiamo trovare un modello di urbanistica che sia diverso, come è stato fatto in altre regioni. Torno un attimo sull'edificato rurale. L'edificato rurale è una grande opportunità. Io ci sto lavorando molto, io diceva Pio che mi sto occupando da commissario di un'area protetta che presenta un numero elevatissimo di edifici sparsi che erano in origine destinati all'agricoltura.
Questa è una grande sfida che la Regione Campania ha iniziato ad affrontare con una legge, non ricordo di che anno, pare del 2005, valorizzazione dell'edificato rurale, che però non è mai diventata applicata, non è mai diventata norma urbanistica, non è stata mai recepita negli strumenti urbanistici. Ancora oggi noi negli strumenti urbanistici dei nostri comuni troviamo il requisito soggettivo della, degli atti, come si chiama? Cioè che praticamente è un requisito professionale. Per avere, per realizzare il quale bisogna avere una capacità di reddito proporzionata all'altro reddito, eccetera, eccetera, eccetera. È la più grande sciocchezza del mondo questo requisito professionale, sapete perché? Perché se domani mattina siamo qui ad Altavilla Irpina, mettiamo che lo strumento urbanistico, questo non lo so, prevede questo requisito soggettivo per trasformare un fabbricato rurale. Se domani mattina viene l'imprenditore agricolo della pianura padana, si presenta a qualcuno e porta il certificato, quello soddisfa il requisito soggettivo. E vi sembra una cosa logica che l'imprenditore agricolo della pianura padana viene, si viene a fare, come capita, io dico ad Altavilla Irpina, per non dire posti che penso che voi conosciate, Parinuro, Camerota, dove arriva, dice il requisito di questo imprenditore, richiesto, vengono dal Napoletano, dalla Piazza del Sette, imprenditore agricolo con il certificato e si fanno la villa a Camerota o a Parinuro. E questo è sull'edificato rurale. Prendono un piccolo fabbricato esistente, lo trasformano, perché loro sono gli imprenditori agricoli, piccoli principali, però fanno i carciofi a Battipaglia, e poi vanno a fare il muro e si fanno la linea sul mare. Allora, noi la dobbiamo finire con queste finzioni, con queste messe in scena. Se vogliamo davvero essere una nazione seria, una regione seria e cercare davvero di tutelare l'ambiente da un lato, ma di favorire anche gli interventi che sono espressione di un substrato socio-economico serio che vuole davvero, davvero intraprendere. Un'altra considerazione su questa legge che sicuramente e da corretto sul piano più tecnico, le misure di incentivazione, le misure premiali. Ci sono tutte le misure premiali, 30%, 20%, però attenzione, sono tutte dominantemente applicabili perché sono mediate dagli interventi economici. Non ho mai fatto un progetto applicativo di queste, no, di queste disposizioni. È rimasto tutto sulla carta, perché? E sappiamo che la burocrazia come dei comuni. Sì, stiamo prevedendo quello che ricade, stiamo disciplinando, stiamo valutando. Perché non è stato previsto come misura incentivante immediatamente applicabile, fruibile, piuttosto che farlo passare attraverso la burocrazia di un conto? Ecco, mi sono mantenuto, dobbiamo chiudere alle 19. Fatto 20 minuti, apriamo il dibattito. Prego. Diamo conto della sua relazione, insomma, dei temi di non applicabilità della norma, se non attraverso poi comunque l'intervento del Comune, dei consigli comunali, immagino. Perché in materia di regolamenti e di urbanistica credo siano sicuramente i consigli comunali quelli deputati a poter dire, e quindi siamo di nuovo molto attaccati sulla possibilità di. Noi ci aspettavamo, come dire, una legge strutturale che potesse in qualche modo recepire il cosiddetto piano casa, ma non perché volevamo
in qualche modo volevamo incentivare il consumo di suolo, tutt'altro, volevamo che in qualche modo riuscissimo a recuperare anche per le residenze delle volumetrie più o meno assente realizzate che esistono e ci sono. E qui c'è la discriminante che dicevo prima, che lei in qualche modo la discriminante. Quali sono le zone deputate a poterlo fare, quale no? Si è fatta un'esclusione, non si è detto però quale. E quindi qua credo che venga, debba intervenire il Consiglio Comunale a decidere probabilmente quali sono le zone in cui applicare questa norma. Intanto siamo praticamente fritti, questa era la mia, tra virgolette, la mia ansia. Poi credo che sia Antonio per intervenire, sia saluto il Presidente del Veglia Agrario, collega Battista Capozzi, gli altri Presidenti, vi devo scusare, dare io saluto perché sia il Presidente degli Ingegneri, sia il Presidente degli Agrotecnici, sia il Presidente degli Ingegneri Industriali, avevano degli impegni che avevano preso prima e non sono stati presenti, però in qualche modo hanno voluto attraverso me, che voluto essere presenti con me. Quindi chiedo sia a Antonio sia a Battista salire e parto da Mimmo, da Mimmo, ma noi con gli amici Mimmo, a dare un contributo e a un dibattito su questa cosa che credo che sia di straordinaria importanza e quella che poi praticamente ci porta a poter lavorare. Prego. Siamo seduti, forse meno. Buonasera a tutti. Allora, salve a tutti. Un ringraziamento particolare lo voglio fare al Presidente del Collegio dei Geometri, Antonio, con il quale lui l'ha detto prima, ci siamo interfacciati in diverse occasioni nel momento in cui è stata promossa la legge 13. Io ho una certa difficoltà, con Antonio dicevamo dobbiamo fare qualcosa insieme, organizzare qualcosa insieme. Io onestamente ho una certa difficoltà in quanto architetto, perché su questa, diciamo, ideologia un po' radical chic, ambientalista e quant'altro sulla questione consumo zero di suolo, io ho delle difficoltà, perché, e vi dico perché. Perché questa legge, tutto sommato, adesso io do ragione al professor Feola quando dice forse è una legge inutile, però dobbiamo partire dall'inizio, quando le intenzioni del legislatore, io in questo voglio prendere le difese dell'assessore Discepolo, che tra l'altro è un nostro collega, perché la legge che lui aveva emanato era completamente diversa, è stata modificata dopo l'emanazione del 10 d'agosto ed è stata modificata perché lì è subentrata un po' quell'ideologia che dicevo prima, che adesso è molto di moda. Quando poi non si va nel vero senso delle cose, no? Giustamente diceva il professor Feoli, come vogliamo recuperare il patrimonio rurale? Ma noi dimentichiamo che la nostra società, l'Italia, è un'Italia intesa come è intesa adesso moderna, ma da pochi anni, da 40-50 anni, prima era una civiltà ancora prevalentemente rurale, contadina, e di fatto il nostro territorio, soprattutto delle aree interne, che sono quelle lì meno contaminate in questo lungo periodo, sono rimasti dei fabbricati che avevano un uso rurale. Ed oggi che facciamo? Li abbandoniamo? Li facciamo diventare ruderi? Perché non possono avere più quella funzione. Anche
anche l'imprenditore agricolo, professore, adesso si è modificato. Non c'è più l'imprenditore che era prima da noi, che coltivava un moggio di terreno, oggi o coltiva ettari di terreno oppure non ha più senso. Quindi quelle piccole porzioni di terreno agricolo dove oggi non c'è più niente, sono abbandonate, ma è rimasta dentro quella casetta rurale dove al catasto risulta ancora stalla, c'è la stalla, poi c'è il magazzino del grano, poi ci sta il deposito del grano alimentare. Oggi che facciamo? Le lasciamo così perché non le possiamo trasformare. Ecco che la legge, come era stata intesa precedentemente, voi si richiamava molto abbondantemente al piano, al cosiddetto piano casa, che giustamente in 13 anni della sua attività poi non ha visto questa grande speculazione immobiliare e questo grande consumo di suolo, soprattutto nelle aree interne. Quindi poteva essere lasciata così come era intesa all'inizio, quando è stata pensata quella legge. Invece purtroppo si sono messe le sovrintendenze, il Ministero dell'Agricoltura e si è modificato tutto. La mentalità ambientalista che non sempre ha le sue motivazioni logiche e ci troviamo in questo pantano. Oggi effettivamente sembra una legge inutile, così come poi è stata è presente oggi. Quindi insomma continuiamo su questa discussione, vediamo piuttosto ai nostri relatori la domanda pertinente che ha posto il presidente del Collegio dei Geometri, che forse è nell'interesse della dominante della sala, cioè come si può fare, perché poi in buona sostanza, professore, noi siamo un po'. Dobbiamo rappresentare indubbiamente l'urbanistica, l'architettura, in un certo modo una visione complessiva, ma spesso poi siamo quelli che operano sul territorio in quanto liberi professionisti, e spesso veniamo chiamati per risolvere i problemi ai nostri clienti. Siamo un po' come i penalisti solo perché difendono qualcuno che ha commesso un crimine, sono professionisti da non tenermi conto. Quindi noi vorremmo delle volte poter trovare delle soluzioni, ma non perché vogliamo deviare la legalità, vogliamo trovare anche il cavillo, se vogliamo, proprio perché ci troviamo in un pantano legislativo che non finisce mai. Noi abbiamo visto la legge sul superbonus che è stata modificata 23 volte, allora è chiaro che noi ci facciamo anche furbi come liberi professionisti. Vogliamo non solo difendere l'etica della professione, ma vogliamo anche trovare le soluzioni, se no non andiamo avanti, è inutile. Noi se non portiamo anche un risultato al mestiere che facciamo, diventa tutto inutile, diventa tutto un modo di parlare fine a se stesso e finisce lì. Invece dobbiamo trovare le soluzioni. Allora stasera, e questa credo è la domanda che viene un po' soprattutto dalla sala, c'è possibilità di interpretare questa legge cercando proprio di recuperare quelle possibilità che sono anche delle opportunità per noi professionisti di lavoro, ma per tante altre persone di poter recuperare i loro immobili, le loro costruzioni. Allora, insomma, l'inizio della discussione, del dibattito, la mia provocazione parte da qui, poi ci confrontiamo in seguito. Non so chi vuole. Facciamo una serie di... Io personalmente voglio parlare di gestione di questi uffici, dei colleghi che devono applicare gli uffici. Ai fini della separazione o della, diciamo, delle opere che si possono fare, delle opere che ci hanno dato,
Io farei questo, dietro al professore Perelli. È fattibile che se io faccio una determina di autoregolamentazione da parte urbanistica, non da parte, diciamo, di ormai penso tra 13, con i punti che stanno in fase di regolazione, quindi la decidisco tutti quanti, tutti i comuni la decidisco, la donna diventa l'interno. Nel momento che, fino a che viene l'approvazione di livello di tutti, secondo lei è possibile fare una trend di autoregolamentazione? Perché dico queste cose. A me nacque questa situazione nel 2019, stavo in commissione a carica e feci una domanda alla buona anima del professore del dottore Marini, del tribunale di Rettini. Siccome la maggior parte dei politici portano subito la 19, non si capiva bene proprio per verificare la diciamo di questo caso, fa uno, io feci una delega di autoregolamentazione che quando usciva, piano casa, regione Lombardia, ci va a prendere per un'autoregolamentazione comune con il livello, avevo fatto dopo. Mi ero dato delle idee, perché giustamente il giudice mi disse, se tu ti sei autoregolamentato, hai fatto benissimo, perché feci questo? A chi ricorda la 19, dice all'inizio, se io avevo fatto una richiesta di permessi di costruire anche cartaceo, se vi ricordate bene, avevo pagato gli oneri, potevo richiedere l'incentivo del 20 o del 30%, del 35% con l'incremento. Ricordo benissimo che nella sala della nostra problematica ci stava l'assessore Tagliatelli, dove io in quel consesso feci una richiesta, dico ma scusatemi, se hanno pagato gli oneri di urbanizzazione già precedentemente alla concessione che io ho rilasciato, permesso di costruire, la legge dice che devono rimandare gli oneri di urbanizzazione. Che significa? Cioè per l'assessore comunitario o per quel poco in più, io ho pago gli oneri di urbanizzazione. Non mi sembra che ci sia, questa è una verità, perché ci sta tutto lo staff, diciamo, legislativo per la regione campana. Allora io che cosa ho fatto? Ho fatto una determinazione di autoregolamentazione, dove non è controllo, siccome non ha maggior parte il passaggio dalla tendenza agricola alla direzione, questi erano i nostri sei piste, Mario Sigli, io non vado, c'avevo un nome con lui, perché lo feci insieme? Perché nella zona di Sant'Angelo del Mar stiamo tutti qui e tutti esterni e niente, che giustamente avevano praticato le tante, avevano fatto di estensione d'uso, quindi questa è il 6 bis che alla fine è integrato il 6 o 6 bis. E quindi che cosa dice di questa determinazione? Io calcolo ai miei concittadini soltanto il cambio, siccome hanno pagato sia il volume sia una urbanizzazione, ciò alla fine ero 200-300 euro anche su 1000 metri cubi, quindi, e quindi un po' applicato la legge di tipologia. Ho fatto un po' il preambolo delle mie esperienze sotto questo aspetto. Secondo lei è fattibile fare una determinazione di autoregolamentazione per applicare, diciamo, tutta la parte di lasciare la gestione politica quando fanno le scelte per lei? Io penso che non sia possibile, perché la legge tipicizza gli atti attraverso i quali recepire queste misure incentivanti o premiali, e tipicizza o una parte, in alcuni casi, prescrivendo che il PUC lo deve prevedere, lo deve recepire. In altri casi prevede stessamente la misura di sviluppare le città creare sfide. Per cui il provvedimento che non si è riconducibile a questi qua tassativamente individuati dalla legge, che non sia ammissibile. Io stavo sempre, come dicevamo prima, stiamo senza, non ci possiamo muovere. Buonasera a tutti, io invece sono il presidente degli integrati della provincia di Avellino, grazie a Antonio Santosso, perché quando il presidente di Avellino noi dobbiamo tutti rispondere. Io sono la prima Giovana e poi per integrare. Complimenti a tutti i relatori, sono stati tutti squisiti e molto chiari. Indubbiamente da questo contesto nasce sicuramente, si evince sicuramente il nocciolo della situazione. Questa legge
praticamente non è stata fatta per le aree interne, perché grazie a Dio la nostra regione è fatta di tante eccellenze, di tante diversità, cioè ogni città ha una sua peculiarità. Indubbiamente noi dobbiamo fare una legge che risponda a tutti i requisiti e alle esigenze delle città, di tutte quante le città. E secondo me una legge fatta bene doveva essere fatta con delle linee guida e poi ognuno doveva adottarla e regolamentarla internamente a se stessi. Solo così secondo me si poteva arrivare a una legge fatta bene. Vedete, oggi si parla di rigenerazione urbana dei nostri centri, che sono borghi rurali praticamente, che si sono ampliati nel tempo. Poco fa, in questa bellissima cittadina, Altavilla, che ringrazio il sindaco che ci ha ospitato, sicuramente in questa bella sala, ho visto che le strade sono strettissime, non ci sono marciapiedi, non possono uscire le persone davanti alla porta, perché con la macchina tu praticamente incontri tutta la strada. Questo è un grosso handicap per questi piccoli paesi. Noi dobbiamo riportare la città al pedone e dobbiamo riportare la campagna all'agricoltura. Questo è fondamentale. Ed è strano che hanno estromesso, un pochettino, giustamente diceva il dottore Veola, l'agricoltura da questo settore. Quando poi vediamo questi scempi enormi, che si parla di agrovoltaico, per fare una casa a una persona in campagna non è possibile, invece l'agrovoltaico che occupa milioni di ettari, hanno sottoscritto contratti per milioni di ettari tutti quanti, si può fare. L'agrovoltaico che è una cosa assurda perché viene costruito su delle strutture fatte su fondazioni. Non può essere piantato a terra perché il vento nelle nostre zone è molto forte, lo coinvolge. Io ho fatto le mie proposte di mettere i pannelli fotovoltaici sulle ferrovie, proprio sulle linee ferroviarie, sulle autostrade, tanto fai un cavallone, fai là, quindi eviti anche lo spazzaneve, proteggi le macchine dalla grandine, dalla pioggia, da tutto ciò. Perché non fare il doppio uso dello stesso bene che abbiamo? Noi dovremmo essere capaci di fare sintesi. In questa legge di semplificazione è un punto di partenza, secondo me. Però noi dobbiamo essere in grado di cogliere quelle che sono le cose che possiamo proporre alla regione. Stasera siamo in parecchi tra ordini e collegi professionali. Dovremmo essere in grado di proporre delle richieste di semplificazione e di modifica di questa legge. Ad esempio, non si parla di svincoli. Nelle nostre aree ci stanno gli enti parco, ci sta l'autorità del bacino, ci sta la sovrintendenza, ci sta il vincolo idrogeologico, noi dovremmo batterci per fare una committenza unica per il rilascio di un'unica certificazione. Non è possibile che dobbiamo chiedere il permesso a ogni singolo ente e non si arriva mai alla conclusione, perché i tempi burocratici, la mancanza di personale, lo smart working e quelle. Oggi il Covid ci ha insegnato che si può lavorare anche da casa, queste autorizzazioni possono fare anche da casa in via telematica, una conferenza di servizio unica fatta in via telematica. Così noi dovremmo fare questo, secondo me. Noi stasera dovremmo ragionare su questo, di tentare di fare delle proposte concrete alla regione affinché vengano modificate quelle cose che secondo noi non vanno e che sono migliorative indubbiamente. Grazie. Allora, per quanto riguarda la cosiddetta provocazione di bimbo, devo dire questo, c'è un fondo di competenza, c'è un testo di legge, viene pensato, immaginato per raggiungere un obiettivo, poi una serie di modifiche di fatto poi stravolgono il senso di quella legge. È stata la stessa vicenda attraversata dalla legge sui piccoli borghi che fecero professore Angelo Filangeli, Giulio Mane e Sempre Rossi. Quella proposta di legge praticamente era destinata ai paesi che avevano la soglia dei 5.000 abitanti, quindi era al massimo i 5.000 abitanti, era la legge 26 per i piccoli comuni. Angelo Filangeli era professore di economia e aria, Giulio Mani era l'architettura e non si era legato alle aree interne.
arriva il consiglio regionale, quindi una comunità scientifica aveva proposto un testo di legge a favore dei piccoli centri, dei piccoli borghi, finanziano la legge, ve la ricordate, era quella anche sui piani del colore, eccetera, finanziano la legge e alzano il tetto di 40.000 abitanti. 40.000 abitanti, all'inizio c'era 50.000 e nel tetto di 2.000. Allora, con questo voglio dire che se si fa una proposta di legge, che voglio dire, è una comunità scientifica, no? Che dalla sperimentazione sul territorio formula un codice, viene approvata come testo di legge, questo testo di legge poi deve avere una ricaduta, cioè si deve attuare, deve diventare eseguito. Attraverso l'esperienza, come dire, emergono tutte quante le contraddizioni che sono intervenute o che addirittura emergono dalla stessa legge. Quindi è materia nuda, perché anche la legge 457 del 78 sul recupero dei centri storici, quando si codificano le cinque categorie di intervento, nelle cinque categorie di intervento ovviamente sono la manutenzione ordinaria di restauro e di risanamento conservativo, custodivano l'edificio di valore storico nella sua struttura, nei materiali, nelle destinazioni, eccetera, eccetera. Ma già con la ristrutturazione edilizia, con la ristrutturazione urbanistica, noi potevamo avere all'interno dei centri storici che si dotavano dei piani di recupero e di interventi praticamente di demolizione e costruzione di nuovo, perché la ristrutturazione urbanistica prevedeva o la creazione di spazi liberi o la sostituzione edilizia. Quindi quello che noi oggi chiamiamo rigenerazione urbana, in fondo, non è nient'altro che un'evoluzione dell'idea che noi abbiamo sperimentato nell'arco temporale degli anni 80, 90, via, ad oggi rispetto alla legge 457 del 78. Con questo che cosa voglio dire? Che ha perfettamente ragione, cioè che noi in cui si fa un testo di legge bisogna avere la forza, la capacità, come dire, di intervenire, effettuare modifiche, perché è un processo continuo. In questo processo continuo però ovviamente non possiamo pensare che i nostri territori poi non diano risposte concrete dell'agibilità e della operatività. Quindi con questo, cioè, c'è un doppio livello, cioè c'è il livello che la legge viene snaturata nei suoi principi nel momento in cui viene varata, e dall'altro lato la sua applicazione, è solo attraverso la sua applicazione che possono poi emergere i punti da modificare, da integrare e da fare bene, perché si muove anche l'idea stessa, no? Di recupero prudente o di rigenerazione urbana. Certamente, voglio dire, i tempi dell'urbanistica non possono essere più concepiti come dire, richiedono tempi così lunghi, perché l'economia ovviamente oggi ci impone necessariamente di sforzarci ad avere degli strumenti normativi che abbiano un'immediata ricaduta e un'immediata agibilità economica. Quindi un po' il problema esiste proprio nella nostra struttura, anche proprio di concezione dell'urbanistica, così come delle normative. Forse questo, come dire, è un po' il nostro bizantinismo, però non è che poi un modello della modificazione veloce
ci danno delle garanzie sulla stessa qualità della risposta dei nostri ambienti. Quindi il problema esiste. Insomma. Io volevo chiedere, sorteva all'esperto di urbanistica, se era possibile in un'eventuale proposta di modifica di questa legge fare una ricognizione con me, perché io conosco molto bene i nostri territori e vi posso garantire che con il terremoto con la 1431 e con la 219 si sono fatte case che attualmente sono tutte abbandonate, lesionate dalla presenza di sismici e tutto quant'altro. Se fosse possibile fare una proposta di demolizione di questi fabbricati e eventuale accorpamento di volume, farli costruire nell'area periferica di una città o di un paese, perché solo così noi potremo ridare agricoltura all'agricoltura e costruire dei quartieri moderni con servizi, con annessi servizi nelle periferie, di modo che la periferia attualmente degradata diventi centrale tra centro storico e quartiere moderno e quindi automaticamente deve anch'essa svilupparsi. Dei volumi di costruzione con traslazione. Esatto, e accorpamento di volume, perché può fare? Non è che c'è bisogno di una riga apposta, c'è bisogno di una proposta, c'è previsto, potete fare anche previsto. Ma qual è il significato della nuova disciplina dell'articolo 34? All'attualità si può, però fa riferimento solo a quelle aree a rischio idrogeologico, ad un'area collega, giustamente io dico di portare, di dare maggior terreno all'agricoltura e invece urbanizzare le zone degradate delle città. Questa è la mia domanda, si trasformare in accordo con quanto avete detto voi che attualmente sono, li hanno accatastati come con la Bente, perché giustamente sono mezzi abbandonati e quasi demoliti. In area agricola, certo. In area agricola, sì. Sono fabbricati che attualmente li hanno accatastati come con la Bente, oppure sono come aree di fabbricati demoliti, oppure sono fabbricati abbandonati. Una trasformazione con una funzione residenziale. No, la 13 fa riferimento solo alle aree. Lo so. Io dico in un'eventuale proposta di modifica. In un'eventuale proposta di modifica, noi diamo servizi alle città e nello stesso tempo riteniamo il terreno all'agricoltura. E si crea anche lavoro, perché si chiamano pure questi scempi. A vedere tutti questi fabbricati parzialmente crollati è proprio un peccato, un vero peccato per la natura che abbiamo, che è bellissima. Io credo che se la preoccupazione pensa della modificazione della legge è stata quella di aver cancellato il cambio di destinazione di uso delle aree agricole. Questo ce lo dobbiamo dire forse. È la parte più interessante soprattutto a questa platea, dove si è lavorato di fatto con il piano casa. Solo esclusivamente su quello, voi non avete fatto sicuramente di qualificazione urbana, di generazione urbana, ma sicuramente avete fatto qualche cambio di destinazione d'uso, che era anche un'opportunità di sanare, non per carità un condono, i condoni lungi dal nostro pensiero, perché abbiamo visto i disastri della Turchia con Erdogan che ha fatto tantissimi condoni e poi nei casi si sciolano, quindi abbandoniamo l'idea del pensiero del condono, però di fatto noi dall'80 in poi, dalla famosa legge regionale 14, abbiamo costruito, perché appunto quello che dicevo prima, ci siamo fatti furti, abbiamo ricostruito, se vi ricordate, e ne vedo persone abbastanza anziane come me, attraverso i complessi produttivi, ve li ricordate? Quanti tabacchifici, salumifici sono stati fatti. Quei complessi produttivi adesso come vanno, saranno
li abbandoniamo lì perché senza l'agibilità non sono vendibili, non sono commerciabili. Come vogliamo recuperare e incentivare l'abitazione, il riuso delle aree interne, se non consentiamo a qualcuno che venga dal napoletano o dalle aree intensamente urbanizzate, che non possa venire solo nei centri storici a comprare le casette a quattro soldi, ma possa comprare anche un fabbricato in aperta campagna, che prima era un complesso produttivo, viene riclassificato e diventa vendibile e appetibile. Anche un modo di creare, di mettere su quell'area economia. Secondo me questo è il punto cardine su cui dovremo batterci tutti quanti. Abbandonando per un periodo, perché quando ci fu, c'è stato pure un po' di polemica quando uscì la legge, e io dico non è il caso di scandalizzarci tanto, io non vedo tutto questo scandalo attorno a sta cosa, il consumo zero di suolo e quindi abbandonare poi a se stesso le aree agricole con questi fabbricati che sono destinati a diventare rute, mica è una bella cosa questa. Mi consente, io fui partecipante ovviamente del gruppo che ostacolò, tentò, no, ma io non mi scandalizzo, perché per esempio su questo fronte del campo della destinazione sono assolutamente d'accordo, perché la mia è una visione di recupero prudente di tutto ciò che è costruito, quindi riusare, è chiaro? Quindi io sono assolutamente d'accordo. A me è l'impianto della legge che vedevo tutta, come dire, bilanciata sulla questione Napoli area metropolitana. Quello che dici tu, io te lo sottoscrivo, lo condivido, perché non c'ho assolutamente nessuna forma di, come dire, di blocco rispetto a se c'è costruito un fabbricato, mille volte meglio riutilizzarlo, recuperarlo in maniera prudente, ma non tenerlo in uno stato di abbandono, perché quello è un fattore di degrado, che è un fattore di degrado ambientale, degrada sia il paesaggio agrario che il paesaggio. La macchina su un vestito bianco. E quindi per quanto mi riguarda, assolutamente sono favorevole invece a una elasticità nel campo di destinazione d'uso, purché però non siano, come dire, veicoli di un'altra deformazione. Allora io devo vivere schizzata 5 giorni alla settimana nella metropoli e mi devo avere tutto, poi devo farmi il sabato e la domenica nel paesaggio incantato pseudo-agricolo. Anche quella è una deformazione, cioè l'agricoltura per me deve essere l'agricoltura produttiva. Condivido e sottoscrivo sull'agricoltaio con un scempio inconcepibile, però quindi agricoltura produttiva, agricoltura che deve integrarsi come con altre forme di ospitalità, ma non che sia il cambio della destinazione d'uso l'omologazione per la schizofrenia metropolitana. Ti piace la metropoli? È molto esatto tra l'Arcadia e la metropoli. Ti piace la metropoli? Fuori dalla metropoli. Ma il paradosso, il paradosso reale è questo. Il paradosso è che consentiamo, diceva giustamente il presidente Carozzi, consentiamo dati lontani. E noi nella nostra realtà abbiamo già, ci sono già contratti in essere per decine e milioni di ettari, e poi ci scandalizziamo di un mezzo umano da cambiare, da deposito per permettere a una famiglia di stare insieme al figlio. Questa è la realtà che non si capisce. E allora noi tutti insieme dobbiamo batterci su questo. C'è un costruito che già c'è, una volontà assentita, che non abbiamo rubato a nessuno, e ci viene regalato un diritto, perché il professore diceva prima, l'urbanistica è, come dire, sono dei dati. E allora, questa è la realtà. Quindi
Noi oggi abbiamo iniziato un percorso sul quale non ci fermiamo, iniziamo un percorso continuando insieme a tutti quanti gli attori e portando all'attenzione della regione queste. Ma la regione è con noi, sostanzialmente ma sono i ministeri. I ministeri, vediamo come possiamo. Poi c'era questo prodotto. Quindi c'è una domanda sulla premia sulla premialità. Premialità il premio della professione totale della 19, quando giustamente il procuratore gliela bruciava. Certo, a me la anticipò il mio compensato, Gentile, se per questo fatto a quanto, perché giustamente se no la 19 andava benissimo. Sentiamo la domanda del collega. Sì, allora volevo giusto portare all'attenzione un aspetto che è l'ultimo provvedimento si parla di premialità, il 20% e il 35%, come diciamo è stato previsto nelle ex piano base. Io dico ad oggi, praticamente, se mi capita di facoltà, che devo demolire il costo, posso applicare il 35%. Abbiamo già detto di no. Indipendentemente dalle zone e della destinazione di oggi, questo non è lo so. Cioè se lo trovo in zona B residenziale, lo trovo in zona E agricola, non fa nessuna differenza. Questo è il problema. Ci sono diverse misure nella legge. Dicevo, ci sono diverse misure nella legge di premialità, alcune sono subordinate al recepimento dello strumento urbanistico, altre sono assoggettate ad una previa deliberazione del Consiglio Comunale che deve delimitare le aree dove sono escluse queste premialità, non quelle dove sono comprese, dove sono escluse. Ovviamente, per come è formulata la legge, sembrerebbe che se non vengono adottati questi provvedimenti non è consentito l'applicabilità di queste premialità, indipendentemente dalla zona attuale. Non c'è di abolire la zona, è rilevante per come è formulata la disposizione, condiziona l'applicabilità alla previa adozione di questi provvedimenti. Presenta a marzo, che mostriamo già a marzo, un progetto in un'area non subordinata ad alcun tipo di limitazione, non parli di indole che è stata parola. Bene, prenderà quel rifiuto, andrà dal professore Ferro e il professore Ferro gli organizzerà un bellissimo ricorso al TAR e lo inviterà per le ambiguità che stanno nella legge. Leggendo bene gli articoli, l'ambiguità c'è, l'ha detto, no? Ecco, allora il problema qual è? È che ognuno come gli va, lo dice Lucetano, si farà lavoro e ognuno come gli va. In questo caso si farà l'attività, che non c'è organicità. Io e la professoressa Emma Bondon, 4 anni fa eravamo su un tavolo come consulenti per la nuova legge urbanistica. Ci siamo stati dando tempo. Arrivò il Covid, ho colto l'occasione per sbaragliarci e dopodiché sono passati 4 anni, stiamo là ancora con la frammentazione, non sappiamo come mi chiamo, se mi chiamo in un modo, nell'altro, nell'altro. E quindi ci dobbiamo barcamenare. E evidentemente il Consiglio Comunale che si darà da fare risponderà all'articolo di legge e farà la bella deliberazione dicendo dove non. Già il legislatore ha detto centro storico 67, prima e dopo, ha detto pure che se
casomai hai fatto un'altra attività edilizia e tutte le cose, ma non sto qua a dire questo perché si legge, facile. Quindi già ha eliminato parecchio. Dopodiché evidentemente il Consiglio Comunale può tranquillamente fare la sua deliberazione tutto il resto. Apro solo una parentesi, prima ho detto che è necessario il dialogo, ovvero il colloquio, come lo chiamiamo, la comunicazione. Che significa questo? Significa che il PUC nasce proprio sulla condivisione. Se non c'è condivisione, non c'è PUC, perché il PUC non è solo lo strumento urbano, è il governo del territorio. Questa condivisione va cercata in tutti i modi. Io già ho partecipato nella mia attività, però non amo parlare di me, perché già tengo 71 anni, lasciate aperto. Però in realtà casertane, di un certo livello, dove ci stanno gli interessi, abbiamo riunito una prima riunione con i vostri colleghi, con i cittadini, con i portatori di interesse, perché dovevamo andare a definire alcune cose. Le esigenze che venivano fuori le abbiamo poi sintetizzate e abbiamo preso il provvedimento. Cosa vi devo dire? Non sono state prese al buio, il buio non esiste più. E allora, evidentemente, il fatto che i consigli comunali siano inerti, è chiaro, no? Che volete fare? Qua comunque tutta l'urbanistica da noi è basata su una inerzia amministrativa del territorio. Però qua entra nel mio campo, che mi piace politizzare, guerreggiare, però non lo voglio fare. Bene, quindi cerchiamo di fare il meglio per fare in modo che questa legge, comunque che sia, negli strumenti urbanistici possa essere ridefinita, significa una nuova conclusione, con l'aiuto di tutti, ovvero chiunque dice il legislatore deve partecipare nel senso avanzare e dire delle cose, maggiormente chi porta interessi, perché questa parola nella nostra, voglio dire, non lo so, nella nostra modo di essere è criminale, soltanto parlare una parola, invece quello è l'Europa sull'interesse. Quindi in una comune se c'è un interesse, se c'è un mercato, facciamolo meglio dialogando per iscritto, orale, pigliando appunti. Sono pochi e pochi ne facciamo, non possiamo fare perché il legislatore non. Un legislatore non ha voluto nulla di organico, ve l'ho detto, 4 anni fa ci ha licenziato, ma non perché eravamo noi, ma non mi guarda. Perché non andava bene una definizione completa della nuova legge urbanistica. E allora questa qua è arrivata, modifico la 16. L'anno scorso con la finanziaria modifico la sede. Dopodiché, perché a me arrivano i disegni, pure a voi evidentemente, che cosa avevo combinato l'anno scorso, ma cosa avevo combinato 2 anni fa? Quel Dio biondo, scusate l'espressione. Dopodiché arrivano, si riduce. Però non si può modificare la 16 con le finanziarie, non si può fare, ci sono un argomento più vasto, governo del territorio. E a dove arriviamo? Dove non voglio arrivare io adesso, è una rappresentanza politica. E che cosa dobbiamo dire? Ecco, però il fatto che oggi io mi trovo solo ottimista, penso che sia sicuro qui, è una bella cosa che si torna a parlare di urbanistica e si torna a parlare con una professione come la vostra, che evidentemente è quella più a contatto con la gente, con le esigenze, col territorio, detto lui ad esempio. E anche nella, ad esempio, se voi andate a guardare un piano dell'Irpinia, esattamente Ariano Irpino, di fatto 13 anni fa, troverete che colora nel tempo la casa nella zona R4, rossa, poi coloro che stanno, possono delocalizzarla e andare in altro posto. Coloro che hanno la potenzialità edificatoria, perché il rosso sta anche nell'urbano, la non ci devono edificare e trasportare quelle potenzialità in un altro posto. Però è stato fatto un buon tecnico là. La nascita è stata tecnica. Voglio dire, già, perché noi questo è il nostro compito e questo assorbiamo. È chiaro che, voglio dire, trovare una condivisione su questo, evidentemente è stato importante, giusto? E adesso teniamo sta legge con questo, come si dice una volta? Questo con questo legno devi fare. Va bene, con questo facciamo. Sì, passa la parola al presidente, che questo purtroppo c'era un intervento del dottor Mauro Mandrosoli. E poi dopo brevissimo.
Brevissimo, sì, sì, ci vediamo dopo, brevissimo. Allora, io non sono d'accordo con l'architetto Pio Castello, che gli interessi economici non sono solo i soldi. Qua ci troviamo in una zona del greco di tuffo. Ci sono, quello è un interesse senza mettere i soldi, sennò finiamo subito dalla speculazione. Quando si parla di interessi, il greco di tuffo ci difende dalla speculazione, ma non solo dal greco di tuffo. Io so, si stanno redigendo dei buchi intorno a questa zona. Questo argomento è abbandonato e stiamo in una provincia che dice ci sono tre top C, Fiano, Greco di Tuffo. Io dico a degli urbanisti, andate in Toscana e copiate i PUC che stanno in Toscana, che facciamo prima. Volevo rivolgermi alla professoressa Bondorno, eccezionale, perché condivido la filosofia. Poi nei tecnicismi ci sono i nostri studi, non cadiamo nei tecnicismi. Possiamo fare anche una relazione e mandarla alla commissione urbanistica della regione Campania. Quello è l'interlocutore giusto. Quello è l'interlocutore, se no qua facciamo solo aria fritta, se, aria fritta. O promozione professionale. Allora, l'architetta Bondorno, che la stimo anche se non ci conosciamo solo per ascoltare interventi molto interessanti. Questa, cioè, un punto di forza per modificare anche le zone rurali. In questa zona c'è l'elettrificazione in atto dell'Avellino Benevento che attraversa i nostri paesi, dove con un quarto d'ora, 20 minuti, Avellino siamo a Benevento, da Tuffo o Altavilla, che sono due paesi che hanno anche delle emergenze architettoniche eccezionali, parlo delle miniere, eccetera, eccetera. Si va a Benevento in 7 minuti, a Napoli in 40 minuti, quando sarà finita. Scusate, noi siamo abituati a fare progetti integrali, la mobilità, o parliamo solo di urbanistica, siamo a fuoco cambio di destinazione, che pure è giusto quello che dice il presidente Santosussi, ma dobbiamo parlare di un'urbanistica più larga. Perché sennò facciamo solo i buchi nei vari paesi e diventa solo un fatto professionale, ma non porta niente. Noi dobbiamo leggere i territori. L'elettrificazione è una cosa seria, come condivido anche ovviamente dal punto di vista giuridico del professore Feola, che fa. Noi facciamo leggi con 20 anni di tempo, andiamo all'indietro. Invece qua ci sono degli strumenti eccezionali in Toscana, vedi che ci siamo, andate a copiare che facciamo prima e non facciamo degli studi professionali con l'assessore di turno. Magari avessimo delle classi dirigenti come l'architetto Bondorno, magari. Questi sono i punti di forza, l'architetto, cercare, cioè, che serve questa elettrificazione, poi non creiamo le condizioni urbanistiche per delocalizzare tante persone che vivono e immagini a Napoli. Ecco, grazie. Quindi, Antonio, secondo me il prossimo incontro dovremo coinvolgere la politica, perché credo che noi stasera indubbiamente abbiamo parlato, abbiamo espresso un po' le nostre desiderate, però ovviamente poi chi si dovrebbe interfacciare e chi dovrebbe governare veramente il territorio stasera non c'è. Quindi le cose ovviamente ce le dobbiamo dire, ma le dobbiamo estrinsecare con chi poi le deve dire. Noi possiamo, anche la qualità dell'architettura, voglio dire, dipendesse solo da noi professionisti, magari, ma non è così. E si è visto, noi abbiamo fatto bellissimi interventi di architettura, ma poi sono stato un disastro perché non c'è stato un contesto politico dove le finalità, le destinazioni, tu non ci vedremo sul prossimo fondo, chiaro, se abbiamo le idee più chiare, questo cercheremo di coinvolgere la politica a livello regionale, probabilmente anche a livello ministeriale, per capire le difficoltà, ci sono delle regioni che donne che non sono complimenti. Grazie a tutti. Buona giornata.